infermieri, sindacati e quant'altro. Oggi siamo qui per dare un senso ad una tematica particolare, quindi le prospettive di cambiamento sono importanti, già il fatto che dall'IPASVI si va all'ordine professionale, quindi queste sono cose che non possiamo tenere nascoste nel cassetto. Le norme passano, non tutti le conoscono, molte volte vanno approfondite, vanno sviscerate anche nella interpretazione teleologica della stessa, perché non possiamo lasciare alla norma una freddezza sicca e semplice. Va approfondita, va studiata e va messa in pratica, perché la pratica negli ospedali, la pratica nella vita di tutti i giorni, nei distretti, sul territorio, credo che sia la cosa più importante per poter migliorare queste norme. Quindi, dall'esperienza di tanti di noi, di tanti dei politici, degli infermieri, di chi vive il territorio, può partire quel sussulto volto alla migliorazione al miglioramento della norma. Quindi grazie per questa bella giornata, grazie a voi, perché è una bella giornata quella di oggi. Sarò qui attento ad ascoltare le relazioni che si susseguiranno e buon lavoro a tutti. Grazie a tutti. Bene, buongiorno a tutti. È veramente un onore ed è importante essere qua oggi con tutti voi. Non solo io, ma tutto il comitato centrale, manca la vicepresidente perché questo fine settimana è assente per i suoi impegni, ma la segretaria, il tesoriere, i consiglieri. Abbiamo voluto essere qua e raccogliere l'invito del padrone di casa, del Presidente, del suo Consiglio direttivo, ma anche dei Presidenti del coordinamento interregionale, ma siamo qua soprattutto perché siamo a Caserta. E siamo a Caserta che finalmente sta rinascendo e risorgendo da una serie di vicissitudini che non avevano nulla a che fare con l'essenza della professione infermieristica, mi permetto di dire, e che hanno rischiato di oscurare forse per un po' di tempo il rapporto di fiducia che gli infermieri da sempre hanno con i cittadini. Qui abbiamo il cittadino per eccellenza, come l'abbiamo soprannominato ieri, il cittadino, Antonino Ceti, insomma. E però lui confermerà il rapporto che gli infermieri hanno con i cittadini, un rapporto particolare, un rapporto denso di significati, un rapporto che si gioca molto sulle emozioni reciproche, sulla vicinanza anche fisica reciproca, cosa di cui forse noi non sempre ci rendiamo conto. E io sono stata coinvolta direttamente per il ruolo che ricopro, insieme alla segretaria e insieme anche al tesoriere del mandato precedente, nelle vicende dell'allora Collegio IPASVI. E devo fare i complimenti per il lavoro che avete fatto tutti. Devo fare i complimenti a tutti voi infermieri di Caserta, perché so che siete andati a votare per il vostro consiglio direttivo in più di 2.000 persone. E questo è un esempio importante di democrazia, un esempio importante di senso. Quindi, l'applauso è tutto per voi, perché mi ha fatto capire che era importante ed è importante per gli infermieri di Caserta essere rappresentati nella maniera più appropriata e più opportuna. Mi ha fatto capire che per gli infermieri di Caserta è importante ritornare a combattere, nel senso positivo del termine, non tanto per la nostra professione, ma in prima istanza per quello che ha detto il sindaco, che ha fatto un discorso che ho molto condiviso, combattere per la tutela della salute dei nostri cittadini, perché gli ordini esistono per questo. E quindi, come dire, buon lavoro. Sono i primi mesi, vi stiamo seguendo con affetto e con sollecitudine, con attenzione e sappiamo che state lavorando in maniera importante. E mi raccomando solo di mantenere saldo, e la dimostrazione di oggi è evidente rispetto anche agli ospiti e ai relatori, mantenere saldo il legame con i cittadini, con il territorio e con le istituzioni. Istituzioni che si sono succedute a fare i saluti e che tutte, dal sindaco e i due consiglieri regionali, hanno parlato di alcune cose particolarmente significative. Intanto anche a loro devo fare i complimenti perché non è facile trovare dei rappresentanti istituzionali,
che sappiano anche utilizzare per il nostro mondo particolare appropriatezza di linguaggio e concetti, perché credetemi, non è da tutti capire che gli infermieri hanno radicalmente cambiato il proprio status giuridico da collegio ordine, e quindi questo vi fa anche onore rispetto all'attenzione e alla sensibilità che dimostrate nei confronti della nostra famiglia professionale, che in Italia rappresenta 450.000 professionisti. Quindi questo è un segnale di attenzione che io ho raccolto e che immagino anche il Presidente e il suo Consiglio Direttivo, ed è un segnale di attenzione che fa ben sperare nel fatto che l'ordine professionale possa essere connotato come interlocutore privilegiato quando si parla e si affrontano tematiche che riguardano la salute del territorio, dei cittadini, della popolazione, quando riguardano tematiche che riguardano la, come dire, il contemperamento di quello che è scritto nell'articolo 32 della Costituzione con le esigenze anche dei professionisti. Perché di questo si tratta sostanzialmente. Che cos'è l'ordine professionale? A me è stata affidata una relazione prolusiva rispetto alla giornata di oggi, che rischia anche di essere un po' noiosa, mai come gli avvocati che mi seguiranno. Ecco, per cui io butto lì qualche riflessione che poi presumo verrà ripresa da chi mi segue, e facendo anche riferimento a chi ci ha preceduto con i saluti. Ma intanto la legge 3/2018, che è arrivata, sapete tutti, sul filo della fine della legislatura, perché è stata approvata il 22 dicembre e sostanzialmente subito dopo Natale le Camere sono state sciolte, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, rubricata l'11 di gennaio, è entrata in vigore il 15 di febbraio, non ci ha solo trasformato da collegio ordine, che volendo la modifica del nome sì ha un significato, ma ha un significato forse più di forma che di sostanza, considerando la distinzione tra ordini e collegi. Ordini erano quelli che avevano come requisito d'accesso per esercizio una laurea, i collegi quelli che avevano come requisito d'accesso un diploma. Ma più che altro la legge 3 ha trasformato il nostro ente, federazione e ordini provinciali, in enti sussidiari dello Stato. Prima eravamo enti ausiliari dello Stato. Come ente ausiliario avevamo una serie di attribuzioni di tipo di controllo e di tipo amministrativo. Come enti sussidiari ci vengono attribuite una serie di funzioni in nome per conto dello Stato. Allora, le funzioni che sono attribuite in nome per conto dello Stato agli ordini professionali e alle rispettive federazioni sono soprattutto quelle funzioni che attengono alla nostra natura. Noi siamo ordini delle professioni sanitarie, infermieristiche, la nostra natura è la tutela di un bene costituzionalmente tutelato, e quindi ritorniamo all'articolo 32 della Costituzione. Gli ordini esistono, cari colleghi, perché lo Stato assegna a noi la responsabilità di presidiare l'articolo 32 nei confronti dei cittadini, i nostri destinatari dell'assistenza. E allora questo non è un passaggio di poco conto, perché vorrei anche sgomberare subito il campo da una serie di questioni. Gli ordini esistono perché lo Stato ci assegna la responsabilità di dire al cittadino che chi sta mettendo le mani su di lui ha titolo ed è abilitato e ha le conoscenze e ha le competenze per poterlo fare. Questo. In questo concetto rientra tutto quello che abbiamo anche sentito durante i saluti, e rientra il fatto che chi decide di fare rappresentanza professionale sa che in qualche modo ha un ruolo di agente morale nei confronti dei cittadini, sa che le sue interlocuzioni istituzionali devono essere finalizzate a entrare nel merito, a discutere rispetto alle politiche sanitarie pubbliche, rispetto ai modelli organizzativi istituzionali, rispetto alla modalità di copertura dei livelli essenziali di assistenza, che poi indirettamente si riverbera sul fatto di tutela della professione, tutela della dignità di una professione, di cui parleremo anche. Ma la prima funzione, la prima responsabilità come ente sussidiario è che noi agiamo in nome per conto dello Stato, non per la tutela degli interessi del singolo professionista, perlomeno non solo, ma per la tutela del cittadino e dell'interesse dei cittadini. Sapete anche che il principio di sussidiarietà, previsto nella Costituzione,
è anche un principio molto particolare, che dice che bisogna portare al livello più prossimo al cittadino la risposta al bisogno, e solo quando il livello più prossimo non riesce a realizzare la risposta al bisogno, bisogna fare riferimento ai livelli superiori. Beh, questo sarà un aspetto da approfondire, perché vuol dire che se un ordine inadempiente deve intervenire la federazione? O se un iscritto inadempiente deve intervenire l'ordine? Questo è tutto da verificare. Però sicuramente il fatto di essere diventati enti sussidiari, al di là del fatto di comportare un approfondimento giuridico e normativo che anche il Ministero dovrà fare con i decreti attuativi che mancano, cambia completamente il ruolo della rappresentanza professionale. E allora qua ne approfitto per fare un'altra riflessione. Come ho detto, ho avuto modo di dire ai seminari che abbiamo fatto di formazione per i neo consigli direttivi, neo perché anche chi è stato comunque rinnovato ha riassunto un incarico per questi 3 anni, beh, la nostra funzione della rappresentanza professionale non è una funzione di rappresentanza sindacale. Rappresentanza professionale e rappresentanza sindacale hanno finalità, metodi e strumenti diversi. Cerchiamo di non confondere i piani logici. La finalità della rappresentanza professionale è quella che ho detto prima, legata alla legge 3. La finalità della rappresentanza sindacale è, in maniera assolutamente legittima, la tutela del professionista quale lavoratore. Ma anche i metodi e gli strumenti sono diversi, e confonderli e usare metodi e strumenti omogenei significa solo svilire la rappresentanza professionale e svilire la rappresentanza sindacale. E allora è anche vero che non ci si inventa le competenze per esercitare la rappresentanza professionale. Ed è uno dei motivi per cui, ad esempio, nel nostro programma abbiamo deciso di attivare la scuola di politica professionale. Inizieremo a fare un approfondimento con dei focus group con i presidenti in occasione del Consiglio nazionale del 22-23 giugno. Raccoglieremo dai presidenti le indicazioni e le suggestioni e andremo a strutturare una scuola di politica professionale, quindi un percorso formativo aperto a quelli che vogliono impegnarsi o che sono impegnati e che vogliono impegnarsi nella rappresentanza professionale. Perché vedete, cari colleghi, non c'è come confondere i metodi e gli strumenti per non riuscire a fare bene nell'uno o nell'altro, perché si rischia di essere scambiati. Già l'ordine, tolta la competenza di chi ci ha portato i saluti oggi, è quella cosa che a volte è associazione, a volte è sindacato. Però cerchiamo almeno chi fa rappresentanza professionale di non confonderla. E vi faccio un esempio banale, se volete. Fare rappresentanza professionale significa che devo strutturare un sistema di relazioni istituzionali, locali, territoriali, provinciali, regionali, soprattutto regionali, perché la gestione della sanità a costituzione data è ancora e soprattutto a livello regionale, ancora con la legislazione concorrente, quindi dato il contenitore nazionale del Fondo Sanitario Nazionale e dei livelli essenziali di assistenza, tutto il resto è a livello regionale. Sviluppare rappresentanza, fare rappresentanza professionale significa sviluppare relazioni in modo tale per cui che quando si parla di salute, quando si parla di sanità, quando si parla di sistema sociosanitario, gli infermieri sono interlocutori istituzionali privilegiati. E allora questo vuol dire che, ad esempio, io intervengo a monte come ordine professionale sui provvedimenti che riguardano la sanità e sulle decisioni che riguardano la sanità, che sia il turnover, che sia la chiusura, l'apertura di posti letto o di strutture, che sia la riconversione, che sia il modello organizzativo. Non intervengo a valle con le diffide o impugnando. Perché la modalità di intervento a valle è tipica della rappresentanza sindacale, non è tipica della rappresentanza professionale. E non guardiamo ad altre professioni che utilizzano queste modalità per fare rappresentanza professionale. Perché la vera interlocuzione deve essere sopra nella fase di programmazione. Se voglio anche orientare un sistema verso il rispetto dell'articolo 32 della Costituzione. E allora, ad esempio, rispetto a queste riflessioni su che cos'è la rappresentanza professionale, provo a declinarvi un pochino quali sono
le iniziative e gli interventi che abbiamo messo nella nostra relazione programmatica che intendiamo realizzare sull'arco del triennio, ma già sulla relazione di quest'anno. Ma intanto oggi abbiamo comitato centrale e abbiamo deciso di farlo qua per garantire sia la presenza del comitato centrale, ma anche, devo dire oggettivamente, avete dei posti splendidi, perché questo posto che io non conoscevo, conoscevo la Reggia di Caserta, vuol dire, ma questo è oggettivamente un gioiello della città che dovete preservare, perché non si può non preservare una, e devo dire che è anche tenuto molto, in maniera molto accurata e molto bella. Oggi lavoreremo qua. Oggi andremo a deliberare e a comporre gli ultimi nominativi e a far partire quelli che noi abbiamo chiamato osservatori permanenti. Abbiamo attivato 4 osservatori permanenti, uno un osservatorio che si occuperà di occupazione e lavoro, un osservatorio che si occuperà di libera professione, un osservatorio che si occuperà di formazione e un osservatorio che si occuperà di esercizio e responsabilità. Osservatorio occupazione e lavoro. E anche qua riprendo alcune brevi riflessioni di chi ha fatto i saluti. Beh, grazie, gli infermieri, sempre attenti ai bisogni. È scontato che il mondo del lavoro è cambiato. Non sto qua a dire se è meglio o in peggio, possiamo chiederlo ai giovani infermieri, studenti o infermieri? Studenti. Quindi per loro dobbiamo lavorare, per il loro futuro. Perché dobbiamo fare in modo che questi studenti che si stanno formando in Italia, pagati dalla nostra fiscalità, non debbano poi scegliere di andare a lavorare all'estero. Perché nonostante in Italia manchino ormai quasi 60.000 infermieri, circa 30.000, perché dopo 10 anni di blocco del turnover e di contenimento della spesa sanitaria pubblica e di tetti al 31/12/2004 meno l'1,4%, peccato che dal 2004 al 2018 il sistema sanitario e sociosanitario è completamente cambiato e noi siamo ancora vincolati a quella spesa, perché il sistema sanitario pubblico è un di cui della pubblica amministrazione, e quindi circa 20.000 unità noi le abbiamo perse negli anni per la mancata sostituzione del turnover, però poi si aggiungono tutti i numeri bieccamente che occorrono per rispettare il decreto 161, che è ancora una chimera. Mi raccontavano colleghi ieri sera che di fronte all'inizio del periodo estivo, perché contrattualmente il periodo estivo è partito il 1° di giugno, si sta attuando la politica del blocco delle ferie per non ridurre l'offerta sanitaria. Beh, vedete cari colleghi, io non voglio fare sindacalista perché non mi compete, perché con tutto quello che ho detto prima, però c'è una dignità della professione anche in questa cosa. Perché quando si mette le mani, e gli infermieri mettono le mani, i cittadini lo possono confermare, quando mettiamo le mani sul paziente, che sia una procedura interventistica o che sia l'assistenza infermieristica per una risposta a un bisogno di assistenza infermieristica, o che sia anche solo mettere le mani per contenere l'ansia, la paura e l'emozione di un paziente per certe procedure, noi mettiamo le mani. Ma quando mettiamo le mani, cari colleghi, dobbiamo avere il cervello collegato. Il cervello può essere collegato se in qualche modo non ci stanno consumando. E questo faccio un appello alle istituzioni presenti. Perché forse al di là dei vincoli economici bisogna forse guardare un po' dentro le strutture sanitarie e capire come si lavora e come si sta dentro le strutture sanitarie. Perché gli infermieri non si sono mai tirati indietro. L'abbiamo anche pagato probabilmente nel corso degli anni, e penso a tutto il tema delle nostre specializzazioni, che abbiamo sempre prediletto il criterio dell'utilizzo flessibile della risorsa professionale a discapito dell'infungibilità della specializzazione. Invece chi ha lavorato sull'infungibilità della specializzazione adesso si trova che esce un profilo e bisogna per forza assumere quel profilo. Noi invece abbiamo ragionato probabilmente sempre andando incontro ai criteri di flessibilità organizzativa, per avere che cosa di ritorno? La situazione in cui siamo ora. E allora forse qualche riflessione di tipo istituzionale, politico,
di rappresentanza professionale va fatta. Perché non sto qua a dire che aumenta il rischio di errore clinico e aumenta il rischio di sicurezza, di non sicurezza per i nostri pazienti. Però abbiamo anche una risorsa professionale che noi rischiamo di depauperare. Perché poi per contro le politiche di contenimento della spesa hanno portato alla riduzione del personale dipendente in favore di quello che veniva detto prima, precariato, contratti atipici e tutto il resto. Perché paradossalmente c'è un vincolo sulla spesa di personale, ma non c'è un vincolo sul famoso capitolo beni e servizi dove va dentro tutto. E questo ha generato tutta una serie di problemi che ben conosciamo. In questi giorni io ho firmato e ho mandato all'ANAC una segnalazione rispetto ad una procedura di affidamento di gara di servizi assistenziali che potrebbe essere considerata quella che secondo la ricerca Censis abbiamo chiamato intermediazione non amica. Però non si può pensare di assegnare un servizio di assistenza infermieristica quando la remunerazione lorda è 5 euro a prestazione con un tempo di prestazione che può andare da 15 minuti a 45 minuti, perché se quella prestazione dura 45 minuti praticamente io sto pagando 5 euro all'ora da professionista sanitario infermiere. E forse c'è qualcosa che non va nel sistema. Forse c'è qualcosa che non va nel sistema. E allora poi abbiamo i giovani che si laureano, che hanno studiato in Italia nelle nostre università, riconosciute con un livello di formazione eccellente, perché guarda caso, quando l'Irlanda, la Germania, l'Inghilterra, la Francia, la Spagna, la Scandinavia e la Norvegia devono cercare infermieri, ma anche medici, li vengono a cercare in Italia, per voi può essere un'esperienza interessante, indubbiamente, vi dà la possibilità di vedere un altro panorama, ma il nostro problema del nostro paese è poi darvi la possibilità di rientrare, con il bagaglio arricchito che vi portate dietro dall'esperienza all'estero. Non farvi andare e non sapere quando potete tornare. E quindi in questo osservatorio occupazione e lavoro vogliamo affrontare questi problemi, così come vogliamo affrontare il problema della sicurezza degli operatori, che in questa regione sta diventando forse una delle priorità. Qui però serve anche un coinvolgimento attivo dei cittadini, mi viene da dire Tonino Cetti, perché la sicurezza degli operatori dipende certo tanto dalle modalità messe in campo dalle diverse strutture sanitarie, organizzative, di formazione sul personale e quant'altro, dipende tanto da criteri di sicurezza, di standard e quant'altro, ma dipende tanto anche dalla relazione che si instaura con i cittadini, indubbiamente. In questo osservatorio vogliamo provare ad analizzare e ad aprire il coperchio di tutto quello che c'è fuori dall'ospedale. Le strutture sanitarie assistenziali, le strutture residenziali, tutti quei settori di attività, perché gli infermieri sono ovunque c'è un bisogno di assistenza infermieristica, che non sono considerati di serie B, questo lo dico anche agli studenti, non sono considerati di serie B, però sicuramente una riflessione da fare, perché noi infermieri probabilmente qualche responsabilità ce l'abbiamo, certo non i giovani studenti, ma la nostra rappresentanza professionale qualche responsabilità ce l'ha, perché noi per un ventennio ci siamo focalizzati su un settore della nostra attività che è l'ospedale per acuti. Perché sull'ospedale per acuti abbiamo riflettuto, abbiamo analizzato, abbiamo ragionato di modelli innovativi per intensità di cura, per complessità assistenziale, le piattaforme chirurgiche, le piattaforme ambulatoriali, i dipartimenti e le aree omogenee, tutta una serie di cose. Quello che c'è fuori dall'ospedale, il PRIVA, la tutela della salute del cittadino sano, prevenzione e promozione della salute, e il dopo, residenzialità, fino ad arrivare alla terminalità, alle cure palliative, e in qualche modo ce lo siamo, come dire, l'abbiamo considerato un po' di serie B. Questo ritengo di doverlo dire con estrema sincerità. Con il risultato che abbiamo continuato a insistere sull'attività ospedaliera. Va bene, perché siamo tra i servizi sanitari eccellenti, va bene, ma non c'è solo questo. Perché se i dati epidemiologici ci dicono adesso qual è il problema rispetto ai bisogni di salute?
l'aumento dell'età media e va bene, l'aumento delle cronicità e delle fragilità e va bene, mica tanto, ma va bene perché stiamo invecchiando male. E allora c'è un prima, ma c'è anche un dopo. E allora noi infermieri dobbiamo anche recuperare quello che c'è prima, che è tutto il tema della promozione della salute e della prevenzione, e qua lo dico parlando soprattutto ai giovani. Perché vedete, c'è una generazione di infermieri che questa parte l'ha in qualche modo tranquillamente regalata ad altre professioni. Oggi chi si occupa di promozione della salute e di prevenzione, la maggior parte delle volte non sono infermieri, sono educatori professionali, assistenti sociali, fisioterapisti, con tutto il rispetto per le altre professioni. Però vedete, dobbiamo anche capire che cosa vogliamo fare. Perché la prevenzione, la promozione della salute, i corretti stili di vita e quant'altro è comunque un'attività specifica e precisa del nostro profilo professionale, dei nostri ordinamenti didattici, della laurea triennale, ma anche della laurea magistrale. Quanti infermieri pediatrici abbiamo nei consultori? Ve lo dico io. Zero. Adesso non dico che dobbiamo tornare alla medicina scolastica che ogni tanto si sente tornare fuori, dove c'erano i nostri assistenti sanitari, adesso non appartengono neanche più alla nostra professione, hanno preferito andare con i tecnici e quindi perdere la matrice infermieristica, ma tutto il tema della promozione della salute. Se noi viviamo 85 gli anni le donne circa e 81 anni gli uomini oggi, e gli ultimi 16-20 anni li passiamo da malati cronici, perché questo ci dicono i dati, e dobbiamo cercare di invecchiare meglio, probabilmente. E nell'invecchiare meglio ci sta di tener conto del fatto che uno dei temi esplosivi di salute pubblica oggi è il sovrappeso e l'obesità infantile. E allora, ad esempio, proviamo a pensare al ruolo che possono avere gli infermieri pediatrici in questi contesti, che non è la riproposizione della medicina scolastica, ma magari, probabilmente, delle equip territoriali che si occupano anche della promozione della salute e della prevenzione anche nei confronti dei genitori. Quindi abbiamo perso tutto quello che c'era prima, e io dico lo dobbiamo recuperare. Ma non solo perché brutalmente sono spazi occupazionali e di lavoro, ma perché possiamo dare il nostro contributo peculiare. Ma ancora di più, cari colleghi, abbiamo perso tutto quello che c'è dopo. Sembra quasi che quando un paziente esce dall'ospedale non è più un problema degli infermieri. Brutalizzo e generalizzo, perché poi abbiamo esperienze anche diverse, ci mancherebbe. Ma sulla porta dell'ospedale finisce la funzione infermieristica. Non è così. Non è così. Perché intanto la persona che esce dall'ospedale va accompagnata con un percorso di continuità assistenziale e di presa in carico territoriale. Perché sono pochi quelli che escono dopo l'intervento di appendicectomia e tornano come prima. Certo, per fortuna ci sono anche quelli, ma se abbiamo il 30% di cittadini che ha un problema di fragilità o di cronicità o di multipatologia, beh, non è che esce dall'ospedale e ritorna miracolato come era prima. Magari esce dall'ospedale un episodio acuto dentro un percorso di malattia cronica e ha bisogno di vedersi garantire una continuità e una presa in carico. La risposta dell'infermiere di famiglia e di comunità? Non lo sappiamo, sicuramente è una delle risposte. Sicuramente la risposta è costruire reti territoriali, multiprofessionali e multidisciplinari. E su questo abbiamo investito ancora troppo poco. Abbiamo ragionato di modelli per l'ospedale, poco di modelli per il territorio. Complessivamente come paese, dico, e poi abbiamo esperienze diversificate. Ma allora anche lì il territorio, mi permetto di dire, è la grande sfida per noi infermieri, perché il territorio è tutto da costruire / ricostruire. Perché oggi, se intervistiamo i cittadini, il paziente cronico, il suo percorso di continuità assistenziale se lo fa da solo, sfidando le istituzioni e i servizi che non si parlano fra di loro e costruendosi lui o i suoi caregiver, o i suoi familiari, percorso di continuità. Ma questo ve lo dico per esperienza diretta. Io ho un collaboratore nel mio staff, che è un educatore professionale, che ha in affido,
praticamente da quando si è sposato, un disabile, perché lui e l'allora fidanzata del tempo facevano i volontari in una struttura per disabili, hanno conosciuto questo ragazzo con una situazione familiare molto particolare e praticamente hanno iniziato a portarlo a casa la domenica, fino a quando insomma poi alla fine è rimasto senza genitori, ce l'hanno praticamente in affido da una vita, in casa con loro e i loro tre figli. Adesso questo mio collaboratore dice: guarda, io inizio a chiedere la 104 perché faccio sempre più fatica a organizzarmi, sto invecchiando anche il ragazzo, insomma una serie di problemi. Beh, non vi racconto le vicissitudini che questa persona ha avuto per tutte queste procedure per avere l'accompagnamento alla 104 all'invalidità. Mi ha chiesto ad oggi 8 mezze giornate di permesso per potersi districare tra i servizi. Mi ha detto: guarda, ho dovuto prendere un avvocato per aiutarmi a capire. Dice: io che faccio l'educatore, che lavoro da sempre nel mondo dei disabili, che adesso lavoro anche in una struttura, direzione sociosanitaria, che si occupa dell'integrazione ospedale territorio, non ne vengo a capo, perché i servizi non si parlano fra di loro. Ma è questo il servizio sanitario che vogliamo? Quali sono le soluzioni? Non ce n'è una di soluzione, però ad esempio i ruoli di integrazione dei percorsi, il ruolo di case manager, poi qualcuno lo chiama disability manager, va bene, care manager, va bene, poi il nome ha anche un significato, ma proviamo a crearli questi ruoli di integrazione, questi ruoli che ricompongono la frammentazione dei servizi, perché il problema che noi oggi abbiamo è che i servizi sono frammentati, perché fanno riferimento a silos verticali diversi, che sia di tipo economico, il Fondo Sanitario Nazionale, il Fondo per la Non Autosufficienza, il Fondo per le Politiche Sanitarie e Sociali, che siano organizzativi, l'ospedale, il territorio, il domicilio e l'RSA. Ricomporre la frammentazione significa lavorare per ripensare i processi, i percorsi, partendo dai bisogni dei cittadini. Allora, se io parto dal bisogno del cittadino e ridisegno il percorso, intanto mi aiuta anche a superare le ruvidità e le spigolature che ho con le altre professioni, perché non parto da dove mi metto io, infermiere, dove ti metti tu, medico di famiglia, dove si mette l'assistente sociale, dove si mette il fisioterapista, chi ho sotto, chi ho sopra, chi ho da parte, chi ho in diagonale, ma parto dal bisogno del cittadino e ridisegno il percorso. E queste competenze attengono alla professione infermieristica. Dobbiamo solo decidere di giocare alla partita strategica guardi giovani del territorio. L'ospedale è intrigante, ha la tecnica, se poi lavoro a 118 vado in giro con tutti i ganci per calarmi giù col vericello, vero? La tecnica intriga, la tecnica attira, però guardate che lo sviluppo della nostra professione è dove ci sono i bisogni di assistenza infermieristica fuori dai contesti istituzionali. Quindi una delle strategie e uno dei percorsi su cui stiamo lavorando è l'infermieristica di comunità, di famiglia e i ruoli di case manager. Quindi vedete che il tema occupazione e lavoro, ma anche il tema dell'osservatorio esercizio e responsabilità, per noi è un tema ampio, perché ovviamente legato allo sviluppo di questi ruoli c'è anche il tema dello sviluppo della responsabilità, perché anche lì mi permetto di fare una piccola chiosatura sulla formazione. Abbiamo una formazione infermieristica che è ancora un po' troppo ospedalocentrica. Io non so questi nostri studenti se stanno facendo delle esperienze di insegnamento clinico e di tirocinio fuori dalle mura dell'ospedale, nei consultori, sul territorio, nell'RSA, nelle comunità protette, meno male. In una regione di quelle considerate avanzate, sessione di tesi di laurea di marzo-aprile, rappresentanza dell'ordine all'interno delle sessioni di tesi, tesi discusse sul territorio, zero. E mi ha detto: ma scusa, nella mia regione, che abbiamo tutta una serie di cose, sento zero tesi sul territorio. Quindi anche la formazione ha bisogno di una riflessione rispetto allo sviluppo di dei nuovi bisogni epidemiologici e dei nuovi ruoli, delle nuove funzioni. Ma contemporaneamente ha bisogno anche di un allineamento rispetto ai profili di responsabilità. Perché uno dei temi ricorrenti che mi sento dire, anche da persone esterne al nostro mondo, ma che stanno lavorando con il nostro mondo, è il problema principale dei medici, ma lo dico in senso buono, il problema principale dei medici è che loro hanno bisogno di capire voi fin dove potete arrivare.
Quando hanno chiaro questo, si rasserenano anche loro. Sarà vero, sarà finto. Prendiamolo per buono, perché questo ci aiuta a riflettere. Perché il nostro problema principale, la nostra questione principale, è quello di ragionare sui perimetri, sui confini. Ben sapendo che io non sposto i perimetri della responsabilità con un master di primo livello. Su questo voglio essere chiara. Perché non è il master di primo livello quello che mi fa spostare i confini. E allora forse dobbiamo ragionare su un'articolazione della formazione infermieristica accademica, magari poi gli avvocati ci aiuteranno a fare qualche riflessione in merito. Dobbiamo ragionare su una configurazione della formazione infermieristica che fa acquisire in maniera strutturata conoscenze, competenze e abilità per poter in qualche modo ridisegnare confini e perimetri. Mi aggancio in questo senso alla riflessione che stiamo facendo sulla legge 24, perché è una riflessione di estrema attualità. Legge 24, o più nota come legge Gelli, al di là del fatto che ha tutta una serie di adempimenti, al di là del fatto che questa legge nel titolo ha disposizioni sulla sicurezza delle cure e degli assistiti e quindi intanto mette l'accento e accende il faro sulla sicurezza delle cure, casomai ce ne fosse ancora bisogno di ripeterlo. Dopodiché dice, ed è la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie. Negli esercenti le professioni sanitarie, noi ci siamo a pieno titolo, perché noi siamo professione sanitaria. Perché qualcuno è stato capace di dirmi, ma questa legge non parla di noi. Perché? Perché non c'è mai una volta la parola infermieri. Beh, non c'è neanche mai una volta la parola medico, se per quello, o fisioterapista o quant'altro. Ma esercente la professione sanitaria dal punto di vista giuridico. Al di là del fatto osservatorio buone pratiche in cui ci siamo, al di là del fatto sistema nazionale linee guida e società scientifiche, stiamo lavorando molto anche rispetto a questo aspetto, il Ministero ci ha mandato le prime valutazioni sulle società scientifiche che si stanno iscrivendo nell'elenco e sapete che il parere della federazione è vincolante. Vi annuncio anche, stiamo preparando il comunicato stampa, che dopo un anno di lavoro, perché abbiamo iniziato luglio dello scorso anno con l'Istituto Superiore di Sanità e arriviamo al 16 giugno o al 1 luglio, dopo un anno di lavoro abbiamo i primi 3 infermieri in assoluto in Italia che vanno in comando a lavorare all'Istituto Superiore di Sanità per le buone pratiche, per le linee guida. E questo è sicuramente un passaggio storico. 3 infermieri col dottorato di ricerca, quindi il massimo titolo accademico, dipendenti di aziende sanitarie, perché all'Istituto Superiore abbiamo cercato ovviamente il percorso più facile, perché come mi ha detto il direttore del dipartimento con cui sono in contatto, quando si è chiusa la procedura, mi ha detto, Presidente, ce l'abbiamo fatta, adesso dipende dalla data che le aziende danno per il distacco in comando. Però si renderà conto che è più facile portare un biologo dentro l'Istituto Superiore che non un infermiere. E il tutto è nato perché nei primi contatti con lui per ragionare sulle linee guida ho detto, scusi la curiosità, ma quanti infermieri lavorano all'Istituto Superiore di Sanità? Nessuno, mi ha detto. Ho detto, ma non è il caso di iniziare? Ho detto, volentieri. Quindi anche una disponibilità delle istituzioni molto importante. Noi abbiamo qualcuno 16 luglio, qualcuno 1 luglio, i primi 3 infermieri che andranno a lavorare all'Istituto Superiore nell'equipe che si occupa del Sistema Nazionale Linee Guida. Quindi tutte quelle pratiche, quelle procedure che hanno a che fare con i cittadini, che connotano la competenza e la peculiarità anche della disciplina infermieristica in contemperamento con le altre discipline. Ma la legge 24 contiene anche la novità dei CTU e dei CTP. Consulenti tecnici, quindi quei consulenti, quei periti che vengono chiamati per formulare il loro giudizio e il loro parere sui casi di responsabilità professionale. Qui abbiamo in corso un'interlocuzione con il Consiglio Superiore della Magistratura per andare a connotare chi è il CTU e il CTP. Stiamo facendo un lavoro molto approfondito. Sono moderatamente ottimista sul fatto che si possa chiudere rapidamente,
Però vedete anche lì, quello che voglio sottolineare, al di là dei tecnicismi, perché il percorso è ancora in fieri, insomma, lo stiamo monitorando ora per ora. Quello che è emerso rilevante per il Consiglio Superiore della Magistratura è stato: mi dovete però dire quali sono le specializzazioni per cui io posso chiamare gli infermieri a dare il parere come perito, perché per noi questo è determinante. Siccome io faccio il PM o il giudice per le indagini preliminari o quello che serve e non sono dentro il vostro mondo, dovete farmi capire quando io posso chiamare l'infermiere, per quale valutazione specialistica. E qui ritorno al tema, che è quello dei percorsi formativi e delle specializzazioni. E ritorno al tema, e mi avvio alla conclusione, perché non vorrei neanche portare via troppo tempo agli altri relatori, al tema sulle specializzazioni, che abbiamo messo nella nostra relazione programmatica, su cui stiamo anche qua iniziando a riflettere, con un obiettivo, che è quello di capire se vogliamo mantenere questo carattere di fungibilità, che risponde, l'ho detto prima, a un criterio di flessibilità organizzativa, quindi l'infermiere va bene ovunque, o se iniziare a connotare delle specializzazioni che abbiano il carattere dell'infungibilità, cioè ci deve essere quell'infermiere specializzato. Se non c'è lui, assumo quell'infermiere specializzato. E allora, ad esempio, a questo proposito, vi segnalo che due assessori regionali di due regioni importanti e altri interlocutori istituzionali mi hanno cercato e hanno iniziato a dirmi, in momenti diversi, ma comunque in questo periodo, che forse il sistema di reclutamento degli infermieri non va bene. Ma va? Al di là del fatto che il Sud paga ancora lo scotto dei piani di rientro la maggior parte delle volte, blocco del turnover e quant'altro, quindi i concorsi sono veramente ridotti al lumicino, anche il Nord e il Centro, un po' meno però. Il risultato di questi anni qual è stato? Che noi abbiamo continuato a formare professionisti, si sono riversati sul mercato in tutte queste modalità di cooperative, libere professioni strane, cose insomma che con la commissione paritetica stiamo provando a monitorare, così mi viene la polmonite, ok, lo sento, c'è una bella aria però. Ma nel pubblico ne entrano pochi, nonostante ci sia bisogno, perché poi assistiamo a questi teatrini del blocco delle ferie, richiamo da riposo, ometto di fare qualunque commento sull'ultimo contratto di lavoro, ometto, perché credo di aver già detto in lungo e largo cosa penso, assistiamo a questi teatrini perché poi il pubblico non ha risorse, però si sono riversati tutti in queste altre situazioni. Il problema è che quando esce un concorso nel pubblico partono i pullman di infermieri e immancabilmente ogni volta che c'è un pullman che viaggia di notte per portare candidati a sostenere un concorso, io ricevo la telefonata di qualche giornalista, di qualche radio, di qualche televisione che mi vuole mandare in diretta l'una di notte e mi dice: Presidente, cosa ne pensa di questi infermieri che stanno viaggiando di notte per andare a fare il concorso? Ma cosa volete che pensi? Ma io non penso per gli infermieri, io penso per le istituzioni e per il nostro sistema di reclutamento che ha messo gli infermieri in queste condizioni. Tra l'altro per fare un concorso dove poi si partecipa in numeri assolutamente fuori da ogni possibile gestione appropriata, uno, è un concorso dove se va bene si arriva alla fine della graduatoria di qualche centinaio di persone o di qualche migliaio, quella graduatoria deve andare bene per tutto, dalla salute mentale che ha certe peculiarità e certe specializzazioni e competenze specialistiche che servono, soprattutto quelle relazionali di approccio, alla terapia intensiva 118 che ha un altro tipo di specializzazione, alla parte neonatologica e alla parte territoriale delle cure primarie, infermieri di famiglia e di comunità. Dobbiamo sempre andare bene per tutto? Con il risultato poi che ci sono i vincoli per cui posso assumere 10 infermieri, però devono andare tutti in medicina. E quindi in barba ai master clinici, a quello che io ho fatto, li devo mettere lì. Ma possiamo continuare così a fare il reclutamento della risorsa professionale? E allora, ad esempio, da due regioni importanti, da due assessori, mi aveva detto: ma scusi Presidente, ma non si può almeno cambiare la normativa concorsuale e fare i concorsi per area? Sarebbe già un primo passo avanti.
Sapete dove rischia di essere l'ostacolo? Al di là della norma, ma la norma la si cambia, perché la normativa concorsuale è un DPR, quindi è un regolamento. E spero che il DPR che stanno aggiornando non venga aggiornato con le stesse logiche di quello di 20 anni fa, perché di fatto è quello. L'ostacolo rischia di essere nel nostro mondo, perché ai dirigenti fa comodo avere una risorsa da spostare e da mobilitare. Il problema è che così noi non rafforziamo la nostra specializzazione, il nostro ruolo di specialista. E poi mi è stato detto, ma se funziona così, dopo l'infermiere che c'è in rianimazione che va in burnout, dove lo posso mettere se non posso toglierlo dalla rianimazione? Ma il problema non è dove metto l'infermiere che è andato in burnout in rianimazione. Il problema è non mandarlo in burnout e lavorare sul modello organizzativo e sul modello professionale prima che vada in burnout. Quindi vedete che, come dire, di riflessioni da fare ce ne sono molte. Entrate nella professione in un momento molto particolare, secondo noi strategico, di difficoltà. Però nella difficoltà e nelle crisi in genere si vedono e si ragiona sulle soluzioni future. Ma soprattutto entrate nella professione in un momento in cui i cittadini, per i bisogni di salute che hanno, hanno bisogno di avere un punto di riferimento per ricomporre questa frammentazione. E quindi invito tutti i colleghi a ragionare sulla potenzialità del nostro ruolo e della nostra funzione rispetto a questo ruolo principale di, in qualche modo, ricompositore e tenuta del percorso del paziente, riprogettando i percorsi dei pazienti. C'è un cantautore milanese che è mancato da poco, probabilmente molti di voi conoscono, e poi chiudo, Nanni Svampa, non so se qualcuno lo conosce. Nanni Svampa, tra le tante cose, se ci fosse internet si potrebbe anche andare su YouTube a cercare il video, tanto dura 2 minuti, così chiudiamo in bellezza e in maniera leggera. Bisogna comprendere il dialetto milanese, però ci si arriva. Se lo troviamo, questo vi dà l'idea, è una canzoncina popolare di 2 minuti ed è il racconto di un cittadino che esce di casa e sul marciapiede trova una buca nuova. Tant'è vero che si chiama la Busa Nuova. Se Tromi cerca la Busa Nuova. Provi solo a cercare la Busa Nuova. Che però va scritto in dialetto milanese. No, ma viene fuori. La Busa. Nel milanese. Ma è vero, ma tu non hai lavorato a Milano, scusa. L'unica cosa che ho imparato era Vaccia Pairat. Questo, ok. Ma c'è anche l'audio, sì. Allora, prima di farlo partire, così vi saluto. Beh, questo è l'esempio che non è del nostro mondo. Non me ne vogliono gli amministratori presenti, ma è l'esempio di questo cittadino che trova una buca nel terreno. Guardate quanto lo fanno girare per capire da chi deve andare per dire che c'è la buca nel terreno. Provate a leggere e a sentire questa canzoncina veramente di 2 minuti con la logica della risposta ai bisogni di salute e di assistenza dei nostri cittadini. Se non è vero che è il cittadino cronico che si fa il suo percorso e che i servizi non si parlano fra di loro perché sono molto concentrati su quanto sono bravi a fare il loro pezzettino. Con questo vi saluto, vi auguro una buona continuazione e una buona giornata. Nella mia strada che è una Busa Nuova, chi era no. Luminga vista porca d'una Eva, chi è la Busa Nuova, e passo un urla giò. Tutti in casa, udivo in del sindic, mandi dentà a parlare a sportello. Suntando là, e gudi ma come? Che in giri bus senza cartello. Nella mia strada sì una Busa Nuova che ieri la ghiera no. Me son fa mal tu chi in sulla gengiva, in della Busa Nuova e me fa male a mo. E il fa mami, cosa mi importa della sua Busa, cosa che entri mi? Che il vaga su il qui in piano seconda porta, le competenza del reparto C. Sun tanda su fino a qui in piano de corsa. Qua su sta su dopo, ma manda giò in un'altra stanza. E qua su sta giò, ma manda su anche a mo. Gheludia tu, mi ghe una Busa Nuova. Una Busa Nuova che ieri la ghiera no.
nella mia strada bisogna riacquatala, se no porca sidela, du male li accamò. E su propino, come la sia, ma fa girà come un merluz, per trua quel che peu saria, e il competent per stupai peus. E il disc che faga una domanda, per dopo me le porta chi? Con una foto bella grande, formato 2x23. E mi scrigio che è una busaneva che ieri la ghiera no. Nella mia strada che vuraria la foto, ma la mia macchinetta l'è rota e poi di no. E son venu via in casame un negger, son tandacà l'era molì. Passavo un ghisa, gudì che senta, la minga vista l'enda dente finchì. E mi gudì, a lei una busaneva che ieri la ghiera no. Le scagliendà dentro lui che le un ghisa, che il vaga che le disa, de qua tala giò. Tatti tutta rotta, tatti tutta rotta, tatti tutta rotta, tatti tutta. Bene, grazie Presidente, perché devo dire che con questo ultimo filmato abbiamo, ecco, con la logica di veramente di vedere quello che è il bisogno del cittadino, a volte ci si incamera attraverso dei percorsi senza raggiungere mai l'obiettivo finale. Ma soprattutto grazie per l'attenta e profonda analisi che lei ha fatto di tutto ciò che rappresenta la normativa oggi relativamente all'infermieristica e soprattutto alle opportunità che l'infermiere invece ha nella nuova coreografia normativa. E soprattutto grazie anche per tutti gli obiettivi raggiunti finora e per tutti quelli che verranno ancora, perché questa è la dimostrazione del grande lavoro che tutto il Comitato Centrale sta effettuando e che anche noi a livello provinciale dobbiamo assolutamente avviare con le nostre istituzioni, che questa mattina qualcuno ci ha anche onorato di venire qui e quindi sentire insieme a noi quella che è la nostra professione dal più profondo del cuore. Passiamo, ecco, c'è il Presidente che subito ruba, è continuamente emozionato il Presidente. No, io chiedo scusa, ma come dice sempre l'Avvocato Silvestro, agisco in autotutela, perché non so se vedete, qua ci sono tutti i consiglieri dell'OPI Caserta che io presa dall'emozione, non ho ringraziato, anche perché devo a loro soprattutto la mia presenza oggi qua, e credo che dobbiamo tutto questo evento lo dobbiamo a noi, e quindi mi correva l'obbligo di salutarli uno ad uno. E vi dico ancora di più, li frequento tutti i giorni, me li sono dovuti scrivere, quindi ve lascio immaginare. Allora, vorrei ringraziare il vicepresidente Raffaele Ferrantino, il segretario Giuseppe Prata, il tesoriere Gennaro Marino, poi abbiamo i consiglieri Mario Bergaro, Ferdinando Chiacchio, Franco Conte, Giacobbe Martino, Romano Maria Pia, Natale Marco, Giaquinto Angelo, Vinci Guerra Vincenzo, Ciaramella, Antonella Mastro Pietro, Maurizio Cecere. Poi abbiamo i revisori dei conti, abbiamo il dottore Vale per Tutti, io poi me lo dimentico, il dottore Cipriano, il dottore Oliva, Di Giovanni e Coronella. Poi ringrazio veramente di cuore il comitato scientifico che ci ha permesso di organizzare il tutto, e ci fanno parte il dottore Cipriano, il dottore Chiacchio, il dottore Luigi Giannini e la dottoressa Bonetti e me medesimo. Inoltre in aula abbiamo la presenza di una persona che ha fatto, credo, la storia dell'IPASBI di Caserta, la dottoressa Concetta Galasso. Poi mi corre anche l'obbligo di ringraziare
il dottore Sergio Canzanella, che, che rappresenta l'Associazione Italiana dei Direttori Generali in Sanità. Comunque veramente vi chiedo scusa se sono preso dall'emozione, perché voglio dire, non ho manco salutato uno per uno tutti i componenti del Consiglio Interregionale, però loro non me ne vogliono, voglio dire, mi rifarò in futuro, va bene? Grazie, scusatemi. Grazie Presidente Mona, comprendiamo il tuo momento di grande emozione, perché però come ha detto prima il Presidente Ciccia, chi non ha emozioni non vive, e quindi lei sta vivendo insieme a noi questa grande emozione. E passiamo quindi ora all'altra relazione, cominciamo con gli avvocati. Sì. Quindi approfittiamo giustamente di salutare il Comitato Centrale, perché si deve allontanare per deliberare altri impegni e per lavorare, quindi ancora buon lavoro. Grazie per essere stati presenti qui a Caserta. Intanto approfitto se c'è anche il presidente di Benevento, che mi sembra di averlo visto prima, Massimo Procaccini, a venire qui con me per continuare la moderazione della giornata. Bene, possiamo un attimino continuare, quindi sì, abbiamo la parte adesso relativa a tutto l'aspetto giuridico, e sicuramente l'aspetto giuridico è sempre un po' quello forse noioso, però devo dire che ci mette di fronte a quelle che sono le problematiche relative alla nostra responsabilità, perché essere infermieri significa anche rispondere da un punto di vista personale e professionale a tutti quelli che sono poi anche i bisogni del cittadino. Quindi passo la parola all'avvocato Giulia Di Paolo, che tratterà l'argomento sulla responsabilità professionale. Prego, a lei la parola. Grazie. Buongiorno a tutti. Sono stata già presentata, ringrazio il coordinamento interregionale, inizio a tediarvi io, poi vi ammazzerà il collega, quindi successivamente facciamo un po' per turno. Vi è stato affidato quella che è la responsabilità professionale, naturalmente, dell'infermiere. Io volevo iniziare con questa sentenza perché fa capire quello che è poi la vostra responsabilità, come sia cambiata. È cambiata la competenza, siete diventati dei professionisti. Naturalmente, se nel 1930 avevate questa sentenza, cioè che l'infermiere non risponde di lesioni colpose, il quale nell'eseguire legalmente autorizzato, quindi vedete come eravate considerati una longa manus del medico, dei meri esecutori di quelle che erano le prescrizioni mediche, delle iniezioni, abbia perforato il nervo sciatico del paziente producendone la paralisi, perché l'infermiere non è tenuto a conoscere l'anatomia topografica. Siete partiti nel 1930 con questa sentenza, ma siete arrivati nel 2000 con una sentenza certamente diversa. Oggi non ricevereste certo questo comunque un non rispondere di quelle lesioni nel momento in cui andrete davanti a un giudice. In effetti la Cassazione Penale, questa è del 2000, in cui vi dice che l'attività di somministrazione di farmaci deve essere seguita dall'infermiere, non in modo meccanico. La differenza è questa, quindi passate da una longa manus, da degli esecutori, adesso invece a dei collaboratori con quelli che sono il medico. Infatti vi dice non in modo meccanico, ma in modo collaborativo con il medico. Nel caso di dubbio sul dosaggio prescritto, l'infermiere si deve attivare non per sindacare l'efficacia terapeutica del farmaco prescritto, bensì per richiamare l'attenzione e richiedere la rinnovazione in forma scritta. Che significa questo? Significa che adesso siete professionisti, avete una competenza maggiore, ma il risvolto della medaglia è che avete anche delle responsabilità maggiori, quindi non potrete più dire io non so, invece dovrete sapere, dovrete collaborare con quello che è nel medico, non siete più dei meri esecutori.
Sì, andiamo avanti. Queste sono le vostre normative, ma penso che le conoscete tutti. Io mi soffermerò più che altro sull'ultima, l'avete già sentita dalla vostra Presidente, la cosiddetta legge Gelli, quella che ha cambiato un po' quello che sono le responsabilità, ha smussato molti angoli, poi vedremo anche le motivazioni per cui è stata emanata, è stata poi voluta questo tipo di legge. E naturalmente quando questa legge parla di esercenti le professioni sanitarie, come vi è stato già detto, certamente ve ne fa parte anche quello che è l'infermiere. Questo è oggetto di una domanda, quindi le troverete poi nel questionario finale, quali sono le vostre responsabilità professionali. Naturalmente sono le responsabilità professionali di qualsiasi professionista, quindi non del singolo, del solo infermiere, la responsabilità penale, la responsabilità civile, ordinistico disciplinare. Uno stesso comportamento potrebbe dar luogo a tutte e tre queste responsabilità, l'ultima è quella che potrà anche aprire un procedimento, potete essere soggetto di un procedimento disciplinare da parte dell'OPI, perché siete dei professionisti obbligati, come vi dirà il collega successivamente, a iscrivervi al vostro OPI di appartenenza, potrebbe anche aprirvi un procedimento disciplinare nel momento in cui appunto avete un comportamento che sia contrario alle norme giuridiche o al codice deontologico che conoscete tutti. Partiamo da questa prima qualificazione giuridica. Si è molto discusso sulla vostra qualificazione giuridica, ma l'infermiere è un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio? C'è stata questa, diciamo che comunque diatriba su questa posizione, che la giurisprudenza ha risolto, quindi ha emanato una sentenza dicendo che all'infermiere va certamente riconosciuta la qualifica di incaricato di un pubblico servizio, poiché lo svolgimento del compito di assistenza diretta al malato, oltre a porre l'infermiere in legame collaborativo con il medico, comporta una certa autonomia. Nulla questio, quindi voi siete degli incaricati di un pubblico servizio. Ma si è posto un problema: quando l'infermiere invece scrive e compila quella che è una scheda di triage, è un atto pubblico, non in senso stretto, ma è un atto pubblico. Quando l'infermiere scrive su quella che è la cartella infermieristica, su quella che invece è anche la cartella clinica, questa documentazione, se in caso di arrivo dei NAS viene sequestrata, viene portata davanti al giudice, verrà analizzata dal pubblico ministero, ci sarà anche un CTU sull'avvenimento, in questo caso fa fede fino a querela di falso. Allora naturalmente nel momento in cui esercitate questa vostra attività, che potremmo definire amministrativa, non assistenziale, prettamente assistenziale, voi siete dei pubblici ufficiali e quindi quello che voi scrivete avrà valenza quindi pubblica. Voglio sottolineare, questo lo dico anche molte volte all'OPI di Campobasso, mi raccomando, quando scrivete sulle cartelle cliniche, cartelle infermieristiche, non dovete fare cancellazioni, non potrete usare quelle che sono il famoso bianchetto, perché purtroppo ancora oggi ci sono stati dei casi in cui avete usato dei bianchetti, assolutamente no, dovete fare come io, anch'io nel verbale, quando sono in udienza posso sbagliare, in questo caso con una penna faccio un cerchio intorno, un rettangolo veramente a quello che ho scritto e continuo a scrivere in modo tale che si permette, si dia la possibilità a chi legge di poter vedere quello che avete sbagliato, quello che avete scritto errato, quindi non togliete questa possibilità, deve essere visibile quelli che sono appunto gli errori e mi raccomando nessun bianchetto. Mentre nulla questio per quelli che sono i liberi professionisti, i professionisti invece naturalmente sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità. Questo è oggetto anche questa di domanda, il 359 CP, quindi il libero professionista rientra in questa categoria, non certo in quella prima che abbiamo visto. La responsabilità penale. Abbiamo visto i diversi tipi di responsabilità, partiamo da quella più grave o comunque che viene vista naturalmente con maggiore apprensione da parte di chiunque appunto svolga un'attività di infermiere o comunque un'attività professionista anche da me, e vi diciamo subito che il reato è quel comportamento umano quindi che si attua mediante azioni o omissioni. Sapete bene che anche laddove dovete agire, qualora non agite, quindi la vostra responsabilità sarà omissiva, non commissiva, perché comunque avete un dovere che non avete invece esercitato e per il quale però l'ordinamento giuridico stabilisce una sanzione e l'applicazione della pena. Ora, questi sono i principi, anche questa è oggetto di domanda, mi interessava quello che è il principio della riserva di legge, per farvi capire come la legge Gelli vi ha introdotto ex novo un altro articolo, un altro reato che l'andremo a analizzare e che quindi per farvi capire come solo una legge può regolare quelli che sono i reati e solo e devono essere appunto sono a numero chiuso, quindi solo quelli stabiliti dall'ordinamento giuridico.
L'elemento psicologico ci servirà dopo per capire perché appunto in caso di colpa grave è necessaria e obbligatoria un'assicurazione, quindi l'elemento psicologico colposo ci verrà in aiuto quindi successivamente, e vedremo con quello che è il nuovo articolo che è stato introdotto con la legge Gelli, l'imperizia vi darà la possibilità, qualora abbiate rispettato, poi andiamo a vedere le buone regole, le andremo a rivedere e analizzare, di poter essere non punibili di fronte a un reato, di fronte a una lesione oppure una naturalmente addirittura un omicidio colposo, quindi che è successo nello svolgimento della vostra attività professionale. Infatti quello che noi andremo a analizzare, perché sono novità, sapete benissimo come la legge Gelli sia nata come risposta a quel periodo in cui c'era la famosa e c'è ancora medicina difensiva. Molte volte era più che altro una problematica medica, i medici quindi prescrivevano quindi controlli, analisi anche quando non era necessario, per evitare di andare incontro a responsabilità. Un proliferare appunto di azioni di risarcimento danni avevano portato a questo quindi risultato, che poi è stata la medicina difensiva attiva o passiva. La legge Gelli ha introdotto quello che è il 590 sexies nell'ambito di quello che è il codice penale e ha stabilito, il titolo è responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, quindi naturalmente solo nello svolgimento della vostra professione quindi sanitaria, è ovvio, non al di fuori. In questo caso ha stabilito se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 rispettivamente omicidio colposo e lesioni sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, ripeto, nell'esercizio della professione sanitaria si applicano le stesse pene, nulla questio fino adesso, però c'è una novità, tranne il caso del secondo comma. Che cosa vi dice il secondo comma? Il secondo comma prevede per voi, qualora l'evento morte e l'evento lesione stiamo parlando, si sia verificato a causa di imperizia, l'imperizia è la mancanza di conoscenza specifica delle vostre quindi competenze, la punibilità viene esclusa. Viene esclusa però, viene esclusa quando siano rispettate le raccomandazioni previste, quelle di cui vi parlava precedentemente la Presidente, ma che ad oggi ancora non sono pubblicate sul sito del Ministero della Salute, almeno fino adesso non sono state pubblicate, ma come ha già detto anche la Presidente, allora in questo caso nel momento in cui voi nello svolgimento della vostra assistenza infermieristica rispettate quelle che sono, perché in mancanza di queste direttive, le buone pratiche clinico-assistenziali, potrete essere non puniti, però dovete appunto rispettare. Naturalmente le buone pratiche assistenziali dovranno essere quelle specifiche del caso concreto che solo voi professionisti potete conoscere e che poi naturalmente appunto nel momento in cui potreste venire ad essere chiamati a giudizio naturalmente saranno quindi valutati da quello che aveva detto prima, quindi dal CTU. Questa è la novità più assoluta, una delle novità più assolute. Passiamo invece alla seconda fase, quella del risarcimento danni. Anche la legge Gelli è intervenuta su quelle che sono le regole sul risarcimento danni. Innanzitutto ha stabilito che tutte le strutture, sia esse pubbliche sia esse private, sono naturalmente appunto a garanzia del corretto svolgimento dell'attività sanitaria di chi opera presso di essa. Ciò vuol dire che qualsiasi tipo di azione di responsabilità sarà tenuta poi a risarcire la struttura dove lavora. Non ha importanza il rapporto con la struttura, potrete essere dei collaboratori esterni, potrete essere dei dipendenti, comunque nel momento in cui svolgete la vostra attività sanitaria la struttura è responsabile per voi, quindi per il vostro giusto adempimento. A sensi dell'articolo 1219 vi dice quindi il codice, sono un po' pesante su queste indicazioni di articoli, però il nostro lavoro è solo articoli, quindi siete responsabili come responsabile quindi il debitore per il giusto e esatto quindi adempimento. Naturalmente è cambiata quella che è la responsabilità. Si è parlato fino adesso di responsabilità, la legge Gelli è stata quindi vista dagli molti operatori sanitari come un aiuto per quanto riguarda appunto la responsabilità. In effetti ha modificato quelle che vengono definite l'onere della prova. In effetti oggi un professionista, purtroppo non il libero professionista, poi ve lo dico dopo, ma il professionista che svolge la sua attività all'interno di una struttura e ha qualsiasi titolo e
egli svolga quindi questa attività, è responsabile ai sensi del 2043, oggetto anche questo di domanda, cioè la cosiddetta responsabilità extra contrattuale. Che significa? Ve l'ho messo in questa per farvi vedere le differenze. Precedentemente all'introduzione della legge Gelli, se un paziente voleva iniziare un'azione di responsabilità nei confronti di una struttura direttamente dell'assicurazione, poi vedremo, ma comunque di un operatore sanitario, aveva 10 anni, quindi si prescriveva questa azione in 10 anni. Adesso con la trasformazione in responsabilità extra contrattuale, quindi aquiliana, il termine è ridotto della metà, 5 anni, entro 5 anni deve fare l'azione. Mentre prima il paziente doveva semplicemente dimostrare che c'era stato un rapporto di contratto, quindi bastava che dimostrava che era stato ricoverato e che quindi aveva ricevuto il danno e l'onere della prova si fermava qui. Oggi invece non è più così. Oggi il paziente dovrà dimostrare la condotta che gli ha creato il danno, dovrà dimostrare il danno, ma a maggior ragione dovrà dimostrare il nesso di causalità tra la condotta e il danno. Quindi adesso non è più il professionista che dovrà difendersi, ma è il paziente che dovrà quindi in qualche modo provare che effettivamente ha ricevuto quel danno, che quel danno è stato dovuto a quel tipo di condotta e nesso di causalità tra il danno e, l'effetto e l'evento. Quindi un carico di responsabilità o comunque di onere della prova maggiore nei confronti del paziente che del professionista. Purtroppo questo tipo di norma, non so se mi darà conferma il presidente dell'Empapi, non è per il libero professionista, non si applica. Quindi il libero professionista ad oggi la sua responsabilità è ancora una responsabilità contrattuale con tutte le differenze che si è visto prima, ma non extra contrattuale, per meno ingiustizia, però il legislatore questo ha deciso. Però prima di tentare, ecco un'altra innovazione quindi che ha fatto il legislatore, prima che il paziente intenti un'azione davanti a un tribunale deve necessariamente passare per la mediazione, dovrà quindi rivolgersi a un ente di mediazione. Oggi lo facciamo quasi per tutto, anche se avete una problematica, non so che se vi è capitato, con le telecomunicazioni, anche qui dovete per forza passare prima davanti alla Corecom e poi agire quindi davanti al giudice. Anche in questo caso tentare la mediazione, obbligatoria la presenza, addirittura il legislatore si è in qualche modo ha aggiunto addirittura quindi che la mancata presenza a questa attività di conciliazione da parte di una parte fosse anche la parte che poi sarà a cui sarà favorevole a sentenza, potrà quindi subire una condanna quindi risarcitoria per mancata presenza presso l'ente di mediazione. Normalmente vengono utilizzate le camere a commercio, ma ultimamente sono sorti quindi molti enti di mediazione, quindi, e ripeto, solo la Corecom è per le telecomunicazioni ed è l'unica gratuita, le altre sono tutte quante a pagamento. L'azione di rivalsa, altra innovazione, nel momento in cui c'è il risarcimento danni, quindi il paziente che ha ritenuto di aver subito un danno da parte di un operatore sanitario ottiene il risarcimento danni, all'ottenimento del risarcimento danni la società e anche l'assicurazione ha un'azione di rivalsa nei confronti dell'operatore sanitario. Potrà quindi richiedere la restituzione delle somme solo per colpa grave e per dolo, potrà chiedere la restituzione delle somme a quello che è appunto l'operatore sanitario che è incorso in questo errore. Naturalmente la competenza è diversa, un dipendente pubblico si vedrà recapitare l'azione dal procuratore della Corte dei Conti, invece il dipendente privato da un pubblico ministero, quindi del giudice ordinario, perché le competenze sono differenti. Mentre l'azione di rivalsa quindi però dovrà tener conto nel calcolo della somma per appunto chiedere, si dovrà tener conto anche delle condizioni organizzative in cui eventualmente operava l'operatore sanitario, ma comunque, e forse quello che vi interessa di più è la prossima slide, cioè che il massimo dell'azione di rivalsa che può chiedere al titolo di risarcimento danni, quindi di restituzione della somma, è il triplo di uno stipendio annuo lordo nell'anno in cui è stato commesso il fatto, o l'anno precedente o l'anno immediatamente successivo. Per cui se quell'anno l'operatore sanitario ha avuto uno stipendio di 30.000 euro lorde, naturalmente parlo di lordo, potrà essere triplicato a massimo di 369.90.000 euro, quello che sarà l'oggetto della rivalsa. Naturalmente la somma quindi è massima, è il tetto massimo che vi potrà chiedere. Il tutto poi sarà calcolato in base a quello che è il danno, la lesione quindi che eventualmente il paziente ha ricevuto. L'obbligo dell'assicurazione, tutte le strutture devono essere appunto necessariamente obbligate a stipulare i contratti di rassicurazione, responsabilità civile verso
terzi responsabilità civile verso prestatori d'opera. Anche i dipendenti sono onerati dall'obbligo di stipulare il contratto di assicurazione a spese loro. Se andate a leggere l'articolo 10, l'obbligo di assicurazione al terzo comma, vedrete come che al fine di garantire l'efficacia dell'azione, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula con oneri a proprio carico di un'adeguata polizza di assicurazione, naturalmente per colpa grave. Quindi ciascuno di voi è obbligato, il libero professionista già lo era precedentemente, ciascuno invece di voi, di pubblico dipendente, dipendente privato, cooperative, qualsiasi titolo voi esercitate, quella che è l'attività appunto infermieristica, dovete necessariamente dotarvi di quella che è un'assicurazione. Assicurazione che, ripeto, io ce l'ho da molti anni e ce l'ho anche da prima che c'era l'obbligo, perché chi svolge un'attività di qualsiasi genere, infermieristica, di avvocato, può succedere che possa incorrere in errori, almeno questo è il mio pensiero, perché solo chi fa può sbagliare, chi non fa sicuro che non sbaglia. Per cui avere l'assicurazione, almeno per me, mi dà una sorta di, per tutti i limiti che poi le assicurazioni generalmente non vogliono mai pagare, poi vi tocca sempre prendere l'avvocato, però comunque per tutti i limiti è una sorta di copertura e comunque di possibilità di essere aiutati poi nel momento in cui purtroppo quando si lavora si spera di no, ma si può sempre incorrere in quelli che sono appunto gli errori. L'estensione assicurativa, il legislatore è venuto in aiuto anche su quello che era diciamo i limiti delle assicurazioni e ha deciso e ha stabilito anzi che tutte quelle che saranno le obbligazioni stipulate dai professionisti, quindi quando voi andrete a stipulare l'assicurazione, quando siamo arrivati ci hanno dato dei modelli, dei fogli quindi sulle assicurazioni, mi raccomando controllate il massimale, controllate quella che è la franchigia, io lo dico sempre di controllarlo, ma controllate, ormai sono obbligatorie, quindi ci saranno anche queste clausole, la cosiddetta ultraattività e retroattività. Ciò vuol dire che se oggi stipulate un'assicurazione e vi arriva una notifica di una richiesta di risarcimento danni, fino a 10 anni prima sarete coperti, a meno che non ne siete venuti a conoscenza prima e non l'avete poi dichiarato all'assicurazione. Questo è diverso, ma se non ne avevate conoscenza, oggi stipulate un'assicurazione, se domani, dopodomani, quindi in un periodo di vigenza dell'assicurazione stessa, sarete coperti per i danni causati entro i dieci anni precedenti. L'ultraattività è il contrario, finite di svolgere la vostra attività quindi sanitaria, non avete appunto più necessità di un'assicurazione, però se vi arriva una notifica, perché sapete come i tempi di risarcimento, ve l'ho già detto, sono lunghi, se vi arriva una notifica successivamente e comunque entro 10 anni di un'azione di risarcimento danni, potrete naturalmente far valere l'assicurazione se naturalmente nel momento in cui è avvenuto il fatto l'assicurazione l'avevate stipulata, quindi in vigenza dell'assicurazione stessa. Controllate che ci siano, è obbligatorio che ci sono, in effetti adesso ci sono tutte quante, però comunque sono delle clausole che devono naturalmente esserci. Oggi questa sempre legge ha introdotto la possibilità di un'azione diretta da parte del soggetto interessato all'assicurazione, ma quello che forse vi interessa di più è per quanto riguarda l'istituto del diritto di rivalsa che vi ho detto, che potrà naturalmente capitarvi, però è necessario quindi che sia l'assicurazione sia l'ente vi abbia messo nella possibilità di conoscere l'esercizio di un'azione di risarcimento danni. Ciò vuol dire che se il vostro ente di appartenenza, se l'assicurazione con cui avete stipulato il contratto oggi riceve una notifica di richiesta di risarcimento danni, può essere una lettera informale, può essere un'azione di mediazione, può essere un giudizio, ma il giudizio quindi precede con la lettera di mediazione, deve necessariamente comunicarvelo entro 10 giorni. E sono termini perentori, perché pena l'impossibilità di poter esercitare l'azione di rivalsa nei vostri confronti. Quindi entro 10 giorni o tramite PEC, che spero che li avete tutti i professionisti, perché sapete bene come da anni è obbligatoria, quindi che sostituisce la raccomandata con ricevuta e ritorno, oppure mancanza con una raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 10 giorni, e i termini sono perentori. Ciò vuol dire che l'attività, l'assicurazione o l'ente, qualora non effettua questa notifica, perde il diritto di rivalsa nei vostri confronti. Quindi sia chiaro, è ovvio quindi che questo viene fatto perché deve essere permanente
permesso in questo caso all'operatore sanitario di potersi difendere in giudizio, perché l'azione di rivalsa, vi ho detto, che si avrà nei momenti in cui l'assicurazione o l'ente ha già esborso, ha già risarcito il danno, quindi ha già emesso la somma. Per cui è necessario che voi operatori, qualora siate voi i protagonisti tra virgolette di quello che è l'evento, quindi lesivo, l'evento dannoso, abbiate avuto la possibilità di potervi difendere durante il giudizio. Per cui è necessario appunto queste chiamate. Ultimamente mi stavano dicendo che qualsiasi tipo di richiesta di risarcimento danni fanno partire 10.000 raccomandate a tutti, anche se non c'entrano, proprio per evitare appunto di incappare in questo che è la perdita della possibilità del diritto di rivalsa. Il segreto professionale, ve l'ho inserito il segreto professionale perché sapete bene come il 24 maggio del 2018, quindi il mese scorso, è entrata in vigore la direttiva per quanto riguarda il segreto, la privacy, la tutela della privacy. Sapete che per il libero professionista è stata una mazzata, perché qui avete il vostro presidente, perché purtroppo ci sono dei vari adempimenti. È vero quindi che più che altro per quelli che sono le società che hanno più di 250 dipendenti, quindi che hanno un onere maggiore, magari il libero professionista quindi ha un onere minore, ma comunque avete dovuto comunque riscrivere per chi è libero professionista l'autorizzazione alla privacy, avete dovuto comunque fare il documento che era un po' il DPS di prima, che adesso invece è il documento sulla privacy, quindi si è rafforzati l'idea di mantenere il segreto. Voi come professionisti, come dipendenti, ma anche come liberi professionisti, siete obbligati quindi al segreto. Il vostro codice deontologico vi dice non solo come obbligo giuridico, ma per intima convinzione, quindi mi raccomando, quando date delle notizie relative ai pazienti, mi raccomando di controllare che siano soggetti autorizzati a ricevere informazioni. Sapete come devono essere indicati, l'altra volta abbiamo fatto un convegno, ci hanno chiesto che addirittura veniva nominato il consorte, ma poi questo si è scoperto che aveva diversi consorti, quindi è successo una bagarre in ospedale. L'importante è sapere a chi potete dare le informazioni. Il paziente potrebbe anche dire di non dare a nessuno l'informazione, il paziente potrebbe anche dire di nominare una persona, quindi anche estranea alla famiglia, quindi non è un legame di parentela che può fare la differenza, quindi non è il padre, la madre, il figlio, la moglie, il marito, eccetera, ma l'indicazione precipua che fa naturalmente appunto il paziente nel momento in cui chiedete quello che è l'autorizzazione, il consenso del trattamento dei suoi dati, e quindi anche a chi eventualmente dare le informazioni relative alla sua situazione. Vi ho fatto soltanto questo esempio, un po' vecchiotto, cioè il caso della sospensione del servizio di operatori che comunicavano decessi ai pazienti a imprese di pompe funebre. Erano infermieri, in questo caso non c'è solo la rivelazione di un segreto d'ufficio, prendevano anche delle somme, quindi c'è anche il reato di corruzione, quindi un po' di più. Cassazione penale, vi ho introdotto qui, vi ho messo un po' più di sentenze, giusto perché io sono tediante o tediosa e quindi non volevo rovinarvi l'esistenza, però insomma queste sono delle sentenze per dei casi avvenuti. L'infermiere, voi sapete che siete dei portatori ex legge della garanzia per quanto riguarda appunto i vostri pazienti, la vostra garanzia inizia con l'inizio del turno e finisce con la fine del turno. Nel caso specifico un infermiere doveva chiamare quasi alla fine del proprio turno un medico, non lo ha fatto, ha delegato all'infermiere del turno successivo. Il giudice ha reputato colpevole quindi di omissione di atti d'ufficio l'infermiere, perché ha reputato che il turno suo non era ancora finito e il chiamare il medico era un'attività diciamo veloce, quindi che non necessitava una perdita di tempo lunghissima, quindi doveva effettuarlo lui e non delegarlo all'infermiere del turno quindi successivo. Altra sentenza è il caso della piazza indifferente, giusto. Allora è stato CTU, vi ha già detto la Presidente chi è CTU, vi ha già detto anche la possibilità per chi appunto ha un master in forense, infermieristica forense, di poter entrare nell'elenco dei CTU. CTU sono dei tecnici, qualora succede qualcosa nell'ambito sanitario, oggi come oggi vengono utilizzati i medici, quindi i quali poi dovranno fare la loro relazione e si sostituiscono al giudice, cerchiamo di capirci bene, cioè sarà un medico a decidere se c'è stato un errore, non c'è stato un errore, qual è l'errore che l'infermiera ha fatto, se lo ha fatto o non lo ha fatto. In questo caso il CTU ha detto sì, ha sbagliato l'infermiera ha sbagliato a posizionare la piastra, il braccio, scusatemi, il braccio destro lungo la piastra, ha determinato delle
ustioni per il paziente, quindi è responsabile, perché l'infermiere, se voi leggete quindi il pezzo, il posizionamento non corretto del braccio rezzo, quindi l'errore deciso dal CTU era stato quindi questo, e che ha accertato che, posto che l'infermiera deve essere in grado di eseguire correttamente i compiti di sua pertinenza che gli vengono affidati dai medici. Quindi non è il giudice di per sé che quindi effettua, decide una condanna meno di un professionista sanitario, sarà un altro professionista sanitario, perché le competenze ognuno ha il suo. Queste sono due sentenze, invece questa e la successiva, che si riferiscono all'aver lasciato una garza nell'addome del paziente. Nel primo caso vengono condannati, quindi responsabilità di equipe, sia il medico, sia il chirurgo che l'infermiera. La responsabilità dei KIP, non vi voglio tediare ulteriormente, ma si applicano quelle che sono le regole di ognuno è responsabile per la parte di sua competenza. Questa è la regola generale. Però sapete altresì bene che viene smussata dalla presenza di altri professionisti. Se gli altri professionisti potevano conoscere quell'errore, o anzi dovevano conoscere quell'errore, dovevano intervenire. Quindi l'affidamento, che è la clausola che viene applicata, viene smussata da questa particolarità. In questo caso è responsabile l'infermiera, tutte e due le infermiere se non sbaglio, e anche il chirurgo, perché il chirurgo doveva vigilare e quindi evitare che venisse immessa. Purtroppo però, se qui si è applicata la legge appunto delle responsabilità di AKIP, qui no. Il Tribunale di Pescara, questa è una preliminare perché c'è il rinvio a giudizio o meno, ha rinviato a giudizio soltanto le due infermiere, perché lo stesso, l'avvenimento doveva essere similare, quindi anche qui c'è stata quindi lasciata la garza all'interno dell'addome di un paziente, ma non nei confronti del chirurgo. Quindi nel chirurgo ha deciso quindi di non fare il rinvio a giudizio, ma soltanto di farlo nei confronti dell'infermiera. Quindi quello che vi voglio dire è la responsabilità, cioè comunque dovete conoscere quelli che sono i vostri limiti, le vostre competenze, e stare sempre attenti nello svolgimento della vostra quindi propria professione. Altro esempio che vi faccio. Qui ci sono gli alunni, ecco, gli allievi infermiere, ve ne avete due, sono con voi all'interno delle unità operative, quindi lavorano con i cosiddetti tutor, quindi l'affiancamento che voi fate. La responsabilità civile viene ad essere disciplinata dall'articolo 2048 CC. I precettori, che sarete quindi, che sono gli infermieri e coloro che insegnano un mestiere o un'arte, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti. E andiamo a vedere dal punto di vista penale con una sentenza. Eccola qua, allora una sentenza, c'è cioè un'infermiera, una allieva infermiera, condannate entrambe per omicidio colposo. Lavoravano in un ospedale pediatrico, hanno cagionato la morte di due neonati. Ma come è avvenuto l'avvenimento? La morte, andiamo a leggerlo, dei due neonati è stata cagionata come conseguenza dell'errata preparazione della febbroclisi da somministrare, con due flaconi contenenti, oltre alla soluzione di base, 2000 equivalenti di K-flebo, cloruro di potassio. Qual è stato l'errore? Anche qui c'è stata una CTU. L'errore è stato questo, nella preparazione della soluzione. Che cosa è successo? In quanto ha immesso l'allieve infermiera nella soluzione, invece dei 2000 equivalenti prescritti, ben 20. Questo ha determinato la morte di entrambi i nati. Tutte e due sono state condannate. Naturalmente l'allieve infermiera, perché non doveva assumersi questa responsabilità. Quindi diciamo che viene definita da alcuni giudici come un reato per assunzione, perché in quel caso si è assunta una responsabilità che andava oltre quelle che erano le sue competenze. Naturalmente la responsabilità è maggiore dell'infermiera, perché se poi vedete la fine questa è una parte della sentenza naturalmente, il giudice ha detto che l'infermiera allieva naturalmente è colpevole, ma l'infermiera, la responsabilità maggiore dell'infermiera, perché ella avrebbe dovuto controllare più da vicino l'allieva, e un composto così micidiale che l'infermiera doveva conoscere, come il cloruro di potassio, avrebbe dovuto essere controllato e non lasciare che l'allieva si arrangiasse da sola. L'avere lasciato l'allieva sola in un compito così delicato è colpa principale dell'infermiera. Quindi due doppia responsabilità, attenzione,
anche quando avete le figure di supporto, non so se qui ci sono delle figure di supporto, da noi sono un po' carenti, qui non lo so se ci sono, attenzione anche alla gestione delle figure di supporto, sono delle figure che vi aiutano, ma ricordatevi sempre che la vostra attività non è un'attività di delega, perché voi non delegate l'attività, quindi mantenete la responsabilità, e in questo caso la vostra responsabilità, voi lo sapete, ne eligendo e quindi vigilando, cioè nella scelta della figura di supporto e nella naturalmente gestione e controllo della figura di supporto. Ovvio che però le figure di supporto servono perché comunque alleggeriscono il vostro lavoro, sia chiaro, però comunque voi siete la figura di riferimento perché, come vi ho già detto all'inizio, i professionisti siete voi. Quasi finito, vi dico, questa è la norma sull'obbligo di formazione, la ragione per cui state qua. La ragione per cui state qua è anche quindi quella di acquisire quelli che sono i crediti ECM. Legge che ha stabilito l'obbligatorietà per tutti, anche per i dipendenti, qualsiasi titolo, pubblico, privato, non ha nessun tipo di importanza, non c'è, e veniva delegato ai contratti collettivi nazionali la scelta, tra virgolette, di quella che poteva essere la punizione, la chiamiamo così, nel caso in cui non adempiste quelli che sono i vostri obblighi formativi. Non ci sono, tranquilli, per il momento punizioni, anche se in effetti per quanto riguarda le convenzionate private sapete bene che le strutture possono perdere l'accreditamento qualora non hanno appunto i loro dipendenti che siano appunto a norma con quelli che sono gli ECM. Purtroppo ultimamente, quindi una nota per quanto riguarda le assicurazioni, purtroppo ultimamente alcune assicurazioni adducono delle ragioni o motivazioni per non effettuare i pagamenti legate alla mancata formazione del personale o comunque dell'assicurato. Per cui è necessario, quindi al di là di quelle che sono la possibilità di conoscere, per quindi partecipare alla formazione significa arricchirsi di conoscenze, anche appunto un obbligo giuridico, ma anche un obbligo ai fini quindi dell'assicurazione stessa. Leggo solo questa slide per quanto riguarda la disciplina, il procedimento disciplinare, perché l'innovazione che c'è stata nel 2017 più che altro sui termini perentori. Vi voglio soltanto ricordare, anche se le differenziazioni ve le ha già dette, quindi tra il sindacato e l'ordine ve l'ha già detto la vostra presidente, comunque attenzione che i termini perentori sono ormai soltanto due, cioè i 30 giorni iniziali e la conclusione dei 120 giorni, che comunque prima di poter emettere un provvedimento disciplinare i termini sono 120 giorni ma dalla notifica della contestazione devono essere quindi calcolati. E l'ultima è una sentenza, è appunto un provvedimento disciplinare che è stato confermato dal giudice perché l'infermiere si è addormentato senza camice sul letto di un paziente, naturalmente su un letto vuoto, è stato chiamato e sollecitato più volte però non si riusciva a svegliarsi, finalmente si è svegliato e quindi però il suo datore di lavoro naturalmente ovviamente gli ha aperto un procedimento disciplinare, ha ricevuto una sanzione di riduzione dello stipendio per 2 mesi, i giudici hanno riconosciuto la legittimità di questa sanzione perché ovviamente quindi non potete certo addormentarvi durante il vostro turno di lavoro. E ho finito, grazie. Grazie avvocato. A un certo punto mi sembrava di vivere una arringa, e questa poi è una particolarità proprio degli avvocati, ma grazie, perché il concetto di responsabilità penso che sia, oltre alla parte teorica con tutte le sentenze che lei ha presentato, sicuramente ha fatto capire quali sono poi concretamente le nostre realtà, le nostre responsabilità nel momento dell'esercizio professionale. Sicuramente le sentenze hanno parlato di infermiere professionale, di allievo, però capiamo bene che sono comunque delle sentenze che si riferiscono ad anni addietro. Quindi oggi abbiamo comunque lo studente, la figura. Il riferimento professionale è questo, sono sentenze vecchie per la maggior parte, ne ho trovate poche ultime, diciamo che sono anche più emblematiche. Naturalmente per i professionisti che conoscono la loro materia e conoscono le loro competenze, diciamo che i problemi si riducono, quindi le responsabilità, nel senso come problematiche.
Magari l'ultima sentenza dove l'infermiere dormiva, magari non aveva, non ne aveva avuto tanti riposi, perché oggi qui si bloccano le ferie, si blocca di tutto di più e quindi bisogna comunque trovare un escamotage. Questa è una battuta. Comunque grazie veramente per quanto lei ha rappresentato con la sua relazione. Ora, prima di passare la parola al prossimo avvocato, quindi al prossimo relatore... No, li faccio vivere un altro poco, andiamo a prendere un caffè. Un attimo solo, avvocato, perché voglio passare la parola al presidente, al neopresidente eletto di Benevento, Massimo Procaccini, che è qui insieme a me per moderare questa sessione, dove la tematica è abbastanza pungente. E, voglio dire grazie anche a Massimo perché... veramente sono tra due presidenti neoeletti e la forza di questo coordinamento interregionale sta proprio nel fatto anche di accompagnare e di stare proprio accanto nelle decisioni anche questi, i presidenti neoeletti, perché molte volte ci si avventura in una competizione con la particolarità di grandi difficoltà, soprattutto da un punto di vista burocratico, perché essere presidenti significa gestire una parte pubblica, una parte amministrativa che a volte gli infermieri stessi non sono ancora preparati. Però su questo devo dire che la federazione ci sta dando anche una grossa mano, soprattutto con l'organizzazione di vari corsi e di seminari che servono proprio alla formazione dei presidenti giovani. Io ringrazio tutti e passo la parola a Massimo Procaccini per definire il resto della prima sessione. Grazie Cristina, buongiorno a tutti. Ringrazio per la presentazione. Quella di oggi è una giornata ricca di spunti interessanti per una crescita professionale. Il prossimo intervento tratterà appunto dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'ordine professionale. Questo deve essere visto non come un obbligo per noi infermieri, ma deve essere visto l'ordine professionale, deve essere visto come una massima espressione della professione, quindi deve essere visto come uno strumento utile per una crescita professionale e utile per i cittadini per avere più tutela, quindi per avere infermieri che hanno conseguito un titolo di studio e sanno svolgere la loro attività lavorativa. Il prossimo intervento sarà tenuto dall'avvocato Silvestri e quindi cedo la parola. Però mi dicevano che ci sarà prima un coffee break. Ci sarà prima un coffee break dopo l'intervento. Allora, cedo la parola all'avvocato Silvestri. Sì. Buongiorno a tutti. A me tocca parlare di un argomento che sembrava ormai chiarito nel tempo, sopito nelle sue ampie discussioni. È stata per anni una vessata questio, quello dell'obbligo dell'iscrizione prima l'IPASVI, ma adesso all'ordine pare, io dico, è sicuramente una cosa risolta. Speriamo. Prima però di affrontare l'argomento voglio ringraziare come d'obbligo il coordinamento interregionale Campania, Basilicata e Molise per l'invito a partecipare a questo bel convegno. E per esso ringrazio la Presidente del Coordinamento, la dottoressa Vita Spagnolo. Ringrazio naturalmente il Presidente Gennaro Mona per l'invito quale ordine ospitante dell'avvenimento. Dicevo prima che quello dell'iscrizione all'albo, dell'obbligo istituzionale, è stata sempre una vessata questio. Sono convinto che con l'entrata in vigore della legge 3 del 2018, il decreto Lorenzin, la questione abbia assunto una connotazione ormai che lascia pochi dubbi a interpretazioni diverse dal senso della legge e dal senso della obbligatorietà. Vi voglio raccontare un episodio che è accaduto qualche mese fa ad Avellino, collegio che pure frequento e diciamo tutelo sotto l'aspetto. Erano partite le lettere di morosità, di recupero delle morosità degli anni addietro,
e la dottoressa Laudato, l'amministrativa del collegio, riceve una telefonata da una iscritta. Dice: è arrivata la lettera di morosità, la destinataria è deceduta. Allora la dottoressa Laudato ha detto: va bene, diteci il nome, i nominativi, la data, noi faremo gli opportuni accertamenti, controlli. Dice: ah, i controlli? No, no, non fate nessun controllo, la deceduta sono io. Questo è il fatto, questo è il sono fatto. Io. E perché diciamo ho voluto esporre questo fatto? Perché i tentativi da parte degli iscritti di come dire, di aggirare l'obbligo dell'iscrizione ha del fantasioso. Io dici: mo sono morto. E quindi, poiché sono morti, i morti non hanno nessun obbligo, perdono la capacità giuridica e quindi non sono obbligati al pagamento. Le inventano tutte e nel tempo ne hanno inventate di tutto e di più. Questo anche grazie, non me ne vogliano i rappresentanti di qualche organizzazione sindacale presente, anche con l'aiuto dei sindacati, i quali talvolta hanno cavalcato, diciamo, la strada del proselitismo, convincendo, cercando di convincere gli infermieri che non era obbligatorio iscriversi. Ricordo che i primi tempi della mia frequentazione ai collegi a Salerno, non dico la sigla sindacale per ovvi motivi, ma dovettimo fare un manifesto murale e esporlo in tutte le strutture sanitarie, spiegando o cercando di spiegare perché fosse obbligatorio l'iscrizione. Il fatto poi subito dopo fu aggravato da una famosa sentenza della Corte di Cassazione del 99, se non vado, o 2009, me lo ricordo, 2009, nella quale sentenza si diceva che non era imputabile di reato l'infermiere perché non c'era l'obbligo di iscrizione. Poverini, voglio dire, i giudici, perché il fatto sul quale la Cassazione era venuto a esprimersi era intervenuto prima della famosa legge 43 del 2006, la quale per prima, con una chiarezza inusitata per i legislatori, aveva detto che l'obbligo di iscrizione all'albo degli infermieri è obbligatorio anche, diceva, anche per i pubblici dipendenti, perché evidentemente il legislatore dell'epoca aveva aggiunto quell'anche, perché per lunghi tempi si era detto che l'obbligo dell'iscrizione all'albo degli infermieri valeva solo per i dipendenti, per i liberi professionisti, perché i pubblici dipendenti ne erano esonerati. Ora io nelle slide che ho preparato cercherò di non leggerle così, perché a mente, a braccio, forse riesco meglio ad esprimere i concetti. La prima norma che dispone l'obbligo dell'iscrizione la troviamo nell'articolo 8, prima ancora del Regio Decreto. Ancora valido per molti versi, è vero, dottor Sciamo? Quindi siamo regio decreto legge. La prima norma esplicita la troviamo nell'articolo 8 del decreto legislativo capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, ancora valido ma con le innovazioni e le novelle della legge 3, il quale dispone che è obbligatorio l'iscrizione all'albo, all'epoca solo per i medici, le ostetriche, i farmacisti e i veterinari, perché l'allargamento di questa normativa agli infermieri interviene dopo, con il 1049 del 1444. E allora questa già quindi la troviamo scritta, ben legiferata, questo obbligo. A questo punto forse possiamo dare spazio alle slide. Ah, vabbè, poi lo possiamo vedere qua. Allora, io ho iniziato le mie slide, come giustamente ha fatto la Presidente nazionale, richiamando il disposto dell'articolo 32 della Costituzione, la quale dice che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse e garantisce cure gratuite, nessuno può essere obbligato. Ora,
La disposizione fondamentale della nostra, del nostro sistema legislativo lo troviamo in questo articolo 32, il quale praticamente nella sua applicazione pratica presuppone che lo Stato, oltre a creare le strutture sanitarie presso il quale il cittadino deve andare per curarsi, deve anche garantire il personale che opera in queste strutture. Quindi deve creare le famose posizioni, la famosa posizione di garanzia e il cosiddetto principio dell'affidamento, cioè il cittadino deve avere la certezza, principio dell'affidamento, che quando ha bisogno di curarsi va in una struttura, posizione di garanzia nei confronti dei cittadini, dove trova, oltre che i dovuti presidi sanitari, anche il personale adeguatamente formato. E chi garantisce che in quella struttura opera il personale adeguatamente formato, lo garantisce l'ordine. Questo è, diciamo, il principio, la cornice fondamentale in cui si deve muovere tutto il nostro dire su questo argomento. Ovviamente l'articolo 32 non era ancora in vigore quando è stato adottato, quando è stato emanato il decreto legislativo 233 del 46. All'epoca noi parliamo del capo provvisorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ma guardate, poi considerate che il capo provvisorio dello Stato, stiamo parlando del 46 quando c'era il Comitato Nazionale di Liberazione, ma non c'è nessuno che ricorda, per fortuna ricorda quei periodi, ma è il capo provvisorio dello Stato va a preoccuparsi di emanare una norma che obblighi i sanitari a iscriversi all'ordine per esercitare la professione. Quindi vuol dire che il problema assume carattere fondamentale in quella che è la cura dei cittadini. Però poi l'articolo della Costituzione, nella sua così formazione letterale, pone dei principi basilari su cui poi si costruisce tutta la vicenda. Allora, l'articolo 4 della legge 3, l'ha detto già la Presidente, ha praticamente, prima di definire l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo per l'esercizio della professione, ha chiarito la natura giuridica degli ordini e ha detto che, a differenza della natura di ente ausiliario dello Stato, è un ente economico, ente pubblico non economico, che svolge una funzione sussidiaria dello Stato. Significa che quello di garantire che il personale che opera nelle strutture sanitarie sia adeguatamente formato è lo Stato, il quale può delegare questa sua funzione specifica ad altri enti pubblici. In questo caso ha delegato all'ordine delle professioni infermieristiche l'attività di garantire che chi esercita la professione di infermiere, in particolare, deve essere iscritto all'albo, ed è l'ordine che deve verificare la sua idoneità, che sono il possesso del titolo di studio innanzitutto, ma anche il possesso di determinate caratteristiche di comportamento nella società, dico così. Infatti voi sapete che sono ancora in vigore due articoli del 221 del 50, il regolamento attuativo della 233, la quale dice che chi è stato condannato per specifici reati e chi è stato condannato per un reato che prevede la pena edittale, non si fa riferimento alla pena effettivamente inflitta, ma alla pena edittale, per un reato che prevede la reclusione per nel minimo non inferiore a 2, nel massimo non inferiore a 5, deve essere radiato dall'albo. Deve essere radiato. Il che significa che quando un infermiere neolaureato viene all'ordine per iscriversi, si chiede il casellario giudiziario. E se ha portato condanne per alcuni di questi reati o per reati che prevedono questo tipo di pena edittale, quindi quello che è previsto astrattamente dal codice, non può essere iscritto, a meno che non faccia la riabilitazione, oppure a meno che non ha patteggiato la pena all'inizio e con l'applicazione del 445 codice penale si annulla il reato e quindi può essere iscritto. Quindi la norma, come vedete, ha voluto che l'ordine
verificasse non solo il possesso del titolo di studio, ma anche la posizione del soggetto per quanto riguarda i comportamenti di carattere generale nella società. Vabbè, gli ordini hanno potestà regolamentare e vivono solo dal punto di vista finanziario di quello che gli iscritti versa annualmente. Chi ha partecipato all'incontro di Taormina di 2 settimane fa, alla sessione economica, avrà capito con molta chiarezza che le uniche risorse economiche che possono entrare nell'ordine sono i proventi derivanti dalle tasse annuali degli iscritti. Quindi su questo sono stati chiarissimi il professor Occena, lo ricordo bene, è stato anche a seguito di una domanda del nostro presidente di Caserta molto molto chiaro. Quindi questo per stigmatizzare questa autonomia patrimoniale oltre che regolamentare. Ecco, sono gli ordini che verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta anche informatizzate e la pubblicità con i limiti adesso dettati dalla nuova norma sul trattamento dei dati sensibili, che io non voglio contrastare nessuno, ma non è andato ancora in vigore, doveva andare in vigore il 25 maggio, ma l'applicazione è stata slittata a settembre, credo. È andato in vigore, però l'applicazione pratica. È entrata in vigore il 24 maggio 2018 perché è una direttiva europea, quindi ha bypassato la normativa italiana ed è entrata direttamente in vigore. Il problema c'è stato perché non ci sono direttive italiane che ci spiegano come adeguarci a questa nuova normativa. Il problema sta tutto qua. Si parla di inserire il riferimento, si parla di documento programmatico di privacy, però il problema è che non ci sono dei regolamenti italiani. Però purtroppo c'è stata sì questa idea, questa paventata di questi 6 mesi per l'applicazione e per l'adeguamento, specialmente per le società, quindi che sono particolarmente gravosi gli oneri. Il problema è questo, che si parla di già poter iniziare a fare controlli e potrebbero già controllare se si sta iniziando ad adeguarsi, quindi non è proprio chiaro, insomma. Io direi di iniziare a vedere di attuare qualcosa, insomma, di applicare. Lo voglio dire proprio per fare contributo di chiarezza bene sulla questione. Il problema sono le sanzioni, se non sbaglio, poi vado a controllare, ma sono minimo 2 milioni, massimo 10 milioni di euro, assurde, però andrò a controllare, ma mi sembra che era così. Va bene. Una delle novità che connota l'ordine professionale neo costituito è proprio questa, l'ultima funzione. Cioè, gli ordini partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale. All'esame di abilitazione all'esercizio professionale già partecipavano i PASVI con i rappresentanti dell'ETA. La novità è data dalla partecipazione alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni. Prima gli infermieri non erano presenti in alcun tavolo quando si trattava di determinare le esigenze e i fabbisogni, adesso invece c'è questa apertura, speriamo solo che si attui al più presto. Rendono il parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restanti gli altri casi previsti dalla norma vigente di parere obbligatorio degli ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari. Questa è un'applicazione di quello che abbiamo detto prima. La slide questa qua è praticamente la ripetizione di quello che già troviamo scritto nel 203 del 46 all'articolo 2. Vado di fretta perché non vorrei sforare il tempo, poi dovevamo prendere il caffè a quest'ora, quindi non voglio. Allora, un'altra novità è questa qua.
vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgono la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità, alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nella Convenzione Nazionale di Lavoro. Sin da quando ho avuto il piacere di collaborare con i vari collegi, specie in quello di Salerno, ho avuto sempre il pallino di incentivare l'esercizio del potere disciplinare di cui sono titolari i collegi, al di là del potere disciplinare che hanno i datori di lavori pubblici o privati nei confronti degli iscritti. Perché mi sono posto sempre un problema. Nel momento in cui la norma dispone che il libero professionista è inserito in un elenco a parte nell'ambito all'epoca dell'IPASV, adesso dell'ordine, ma se l'infermiere dipendente opera sotto il controllo, sotto l'aspetto disciplinare, del datore di lavoro, il libero professionista, come facciamo a sapere se nell'esercizio della sua attività sul territorio poi rispetta tutte quelle che sono le normative, sia dal punto di vista tecnico, scientifico, sia dal punto di vista comportamentale, fosse anche quello di applicare un tariffario equo? Il tariffario non ci sta più, come ben sapete. E quindi ho sempre sollecitato l'intervento del collegio o dell'ordine nell'andare a verificare sul territorio i comportamenti dei liberi professionisti. Ed è importante, perché poi non mancano talora delle lettere, delle missive dei fruitori della loro attività che si lamentano di qualche cosa. Finalmente la nuova norma ha posto specificamente tra le attività dell'ordine quella di vigilare sugli iscritti all'albo in qualsiasi forma giuridica svolgono la loro professione. Ricordo che noi a Salerno abbiamo adottato due procedimenti disciplinari, oltre quelli attivati dai datori di lavoro, che in questo caso era Pubblica Amministrazione, il Servizio Sanitario Nazionale, nei confronti di infermieri che si erano comportati male nella relazione con i parenti del paziente. Uno addirittura aveva strattonato per un braccio la figlia di un paziente che era in pronto soccorso e l'aveva allontanata in malo modo. La questione ancora sub iudice della Commissione Centrale Esercente Professione Sanità, perché voi sapete che una volta inflitta la sanzione, l'eventuale gravame presentato presso la Commissione Centrale sospende l'esecuzione della sanzione stessa. Poi, dopo la decisione della Commissione, poi si vede quello che sia. Però, per dire che è il caso che effettivamente adesso si inizi questa attività di controllo e di vigilanza sugli iscritti. Allora, perché? Uno si può chiedersi, ma perché c'è questa obbligatorietà dell'iscrizione all'albo? L'iscrizione all'albo serve per garantire la tutela del pubblico interesse, nel senso che se l'ordine deve esercitare quelle funzioni che abbiamo visto adesso, non lo fa per tutelare l'iscritto, ma lo fa per tutelare l'ammalato, per garantire, per rendere operativo quella posizione di garanzia di cui parlavamo prima e per rafforzare il principio dell'affidamento del cittadino, che se va in una struttura trova sia le strutture che il personale adeguato. Adesso inizia una serie di normative nelle quali già era prescritto l'obbligo dell'iscrizione.
Vi facevo prima riferimento al Regio Decreto del 34, l'articolo 100 dice: nessuno può esercitare la professione di medico chirurgo, veterinario, farmacista, allevatrice, assistente sanitario, visitatrice o infermiera professionale. Qua ho specificato, prima della legge del 1971, la professione e l'accesso alla professione di infermiera era riservato solo alle donne. Solo nel 71 anche i maschietti sono stati ammessi ai convitti e quindi a conseguire il diploma. Addirittura poi questa norma, prima nei comuni c'era il medico condotto, la levatrice condotta, e quindi dovevano anche comunicare al comune che svolgevano questa attività. Ecco qua, dopo questa legge dopo i Regio Decreti, c'è stato il decreto legislativo capo provvisorio dello Stato 233-46, che istituendo in ogni provincia gli ordini ha istituito. Poi all'articolo 8 dispone questo obbligo. L'estensione dell'applicabilità della 233 agli infermieri è divenuta dopo, lo dicevo prima, col dottor Schiavon, nel 54 con la legge 1049, che estende ai collegi costituitisi in base alla legge 233 le norme riguardanti quelle altre professioni sanitarie. E all'articolo 8 dice: per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, quindi compresa quella infermieristica, perché è stata allargata con la legge del 54, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo. Nel tempo questa normativa è stata applicata parzialmente. Io dico che ancora oggi operano nelle strutture sanitarie, anche pubbliche, persone o infermieri che non sono iscritti all'albo. Vedremo in seguito cosa dobbiamo fare e cosa ci dice la legge di fare. La legge del 70, numero 75, nel momento in cui distingue i ruoli delle professioni, dice che alla prima qualifica appartengono gli iscritti in albi professionali. Quindi anche da questi indirettamente si può derivare l'obbligo. Nel 1978 la legge 833 ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale, e il principio della legge del 75 è stato ripreso dalla stessa legge, per cui dall'833, la quale nella suddivisione delle qualifiche professionali ha detto che gli infermieri appartengono alla categoria, alla qualifica di infermieri, gli iscritti all'albo professionale. Poi non ho riportato tutte le normative, perché così pure la legge del 78, la 761, che è una legge delega, ha ribadito l'obbligo dell'iscrizione, stabilendo che appartengono al ruolo sanitario i dipendenti iscritti ai rispettivi ordini professionali, ove esistono ed esiste per gli infermieri, che esplicano in modo diretto attività inerenti alla tutela della salute. Il DM della Sanità ha stabilito lo stesso principio, perché per l'ammissione del personale infermieristico ai concorsi era richiesto l'iscrizione obbligatoriamente all'albo. La legge decreto legislativo 502-92, che tra le altre cose ha istituito la dirigenza infermieristica, porta lo stesso principio. Vado un poco più di fretta per arrivare al DM 739, quello che determina il profilo professionale degli infermieri. Questa è una cosa che dovreste sapere tutti a memoria, perché oggi con l'abolizione del mansionario, la legge 42 ha detto che la sfera di competenze dell'infermiere è determinata da tre cose: corso di studi, chi ha studiato da infermiere non può fare infermiere pediatrico, detto in termini molto molto pratici, profilo professionale 739, codice deontologico. Questi sono i tre elementi che connotano la vostra sfera di competenza, cioè che dicono che cosa dovete, potete fare.
del 1739 individua la figura professionale dell'infermiere dicendo che l'infermiere è operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. È chiarissimo qua che l'infermiere, per fare la sua, svolgere la sua attività, deve essere iscritto all'albo. La 220 ha ripetuto che l'iscrizione all'albo è richiesta per l'esercizio professionale. Arriviamo finalmente alla legge 43 del 2006, che tutti, compreso io, era all'inizio che frequentavo i collegi, hanno ritenuto diciamo definitiva per chiarire il concetto dell'obbligo. Lo avevo detto già prima, dice: l'iscrizione all'albo è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tale alla data in vigore della presente legge. Cioè, chi aveva conseguito il diploma di infermiere, non più la laurea, poteva comunque iscriversi perché erano equipollenti. Però anche con l'entrata in vigore della legge 46 il problema non si è risolto, perché poi appena dopo sono intervenuti due fatti che hanno un poco in qualche modo contribuito ancora ad innescare questo dubbio, questa incertezza. E cioè, uno, il fatto che a pagare la quota annuale di iscrizione dovesse essere il Servizio Sanitario Nazionale o il datore di lavoro. L'altra, che era un'interpretazione della legge 43 in un altro articolo, poiché la legge 43 aveva detto che entro i 6 mesi dell'entrata in vigore si dovevano i collegi dovevano trasformare in ordine, molti dicevano: poiché non c'è stata la trasformazione di PASP in ordine, allora noi non è stata, essendo inattuata nella sua completezza, la legge non si deve pagare. E vi confesso che in molti collegi, perlomeno in quelli in cui io opero, hanno avuto un alzamento della morosità del 30-40%, che significa, mi permetta la dottoressa amica Vita, in un collegio come Matera, di 1500 iscritti, quando non paghi il 30%, cioè quando non paga 500 persone, significa far fallire il collegio. Però per fortuna Matera c'ha, senza offese per gli altri presidenti presenti, c'ha un consiglio direttivo e la presidente che sono molto molto oculati nella gestione, e quelle piccole povere risorse che hanno le scentellano in modo molto molto, sono bravissimi, insomma. Scusa di questa cosa. E quindi siamo arrivati alla legge. Ho riportato in questa slide tutta la giurisprudenza della Commissione Centrale esercente professione sanitaria, che nel tempo ha stabilito con propria decisione l'obbligatorietà della iscrizione, quindi anche diciamo la giurisprudenza in materia ci è di conforto. Arriviamo alla legge 3 del 2018, quella che viene chiamata con il nome del decreto Lorenzini, il nome del ministro. Che... Ora, io a questo punto voglio leggervi, non ve la leggo tutto quanto questa cosa, ma i primi righi sì, perché ho partecipato come uditore all'evento di Taormina, di Giardini Naxos, e ho sentito la relazione della nostra presidente. Dico la nostra perché mi sento in parte infermiere, insomma, poi mi iscriverò come libero professionista. Nel suo intervento la presidente Mangiacavalli ha tra l'altro detto: la trasformazione in ordine non è una mera differenza formale ma sostanziale e richiede che la rappresentanza professionale debba porsi con cultura e identità
tenendo sempre presente alcuni elementi valoriali che dovrebbero contraddistinguere ogni ordine. Poi alla fine dice: gli ordini devono essere il primo esempio agito di tutti questi elementi positivi, essere la voce unica, unita, compatta di tutti gli infermieri italiani. Allora, io ho fatto delle considerazioni. Dico, ma se c'era la legge 43, perché poi il legislatore attuale ha ritenuto ancora una volta ribadire questo concetto? Mi sono dato una risposta. Ha detto: la trasformazione dei collegi in ordine è un fatto importantissimo, l'ha detto la Presidente nazionale. Allora, poiché è importante e rappresenta l'inizio di una nuova era, incominciamo da capo. Incominciare da capo, ma io la sto mettendo sotto un profilo non tanto giuridico, ma per intendere la ratio della legge, secondo me. Incominciare da capo significa, cari infermieri, la prima cosa che dovete fare, non tanto per chi già è iscritto, perché lo fa, ma la prima cosa che bisogna fare è essere iscritti all'ordine. Lo ribadisco un'altra volta. E perché poi l'ha ribadito un'altra volta? Perché poi dopo, adesso che vedremo il sistema sanzionatorio, e allora chi non è iscritto, non credo che qua ci siano infermieri non iscritti, deve incominciarsi a preoccupare un poco, perché nella legge 233 e anche nella 43 non vi era un sistema sanzionatorio per quelli che esercitavano senza essere iscritti. Né il collegio aveva potestà disciplinare nei suoi confronti perché non era iscritto e quindi non era sottoposta, non poteva, quindi avevamo le mani legate. L'unica cosa che si poteva fare è quella di deferirlo all'autorità giudiziaria, perché c'è il famoso articolo 348 del codice penale che punisce chi e svolge un'attività professionale senza il titolo, dice il 348. Quindi qualcuno ha detto: ma io il titolo ce l'ho, io sono infermiere e quindi il titolo, ho la laurea, ho il diploma, lo posso esercitare. Poi la giurisprudenza successiva, mi conforti l'amica Giulia, ha detto che quando la norma dice 340, ma anche chi dovendolo non è iscritto all'albo. Quindi l'unica cosa che potevamo fare è quella di deferirlo all'autorità giudiziaria, alla Procura della Repubblica e farlo condannare per esercizio abusivo della professione. Poi sentimenti di umanità, dice quello già non lavora, poi lo facciamo andare pure in galera, lasciamo perdere. Quindi c'è stato sempre un comportamento, il Presidente Schiamon giustamente non mi trova d'accordo forse su questo, però le dico la realtà, insomma. Gli avvocati, ma noi non siamo avvocati, noi siamo infermieri, insomma. Bene. E quindi c'è stato sempre un andare avanti. Perché poi, amici, la questione dell'abusivismo è così dilagante, specie nelle nostre zone, perché l'abusivismo non è solo quello di chi, non essendo iscritto, comunque svolge l'attività professionale. Consentitemi di allargare un poco il quadro. L'abusivismo. Scusi se ti sto per prendere la freccia perché altrimenti non va il punto. Perché l'abusivismo è anche del pensionato infermiere dell'SSN che si cancella dall'ordine perché dice che è andato in pensione. Anzi, dice, quello deve essere automatico, perché non mi avete cancellato? No? La storia di tutti i giorni, vanno in pensione nel 2007, sono morosi, quando gli mandate la lettera per recuperare le somme, perché l'obbligo del pagamento nasce dal semplice fatto che permane l'iscrizione, dice: ma io sono andato in pensione 10 anni fa, perché non mi avete cancellato? Allora, in termini giuridici si dice che la cancellazione ha bisogno di un provvedimento del consiglio direttivo competente che ha natura costitutiva, nel senso che è da quel momento che ti cancella, ma finché non mi dici tu che vuoi essere cancellato, poiché tu vai in pensione ma puoi comunque esercitare in regime di libera attività la professione, io non ti cancello fin quando non me lo dici
tu. Ma questi casi noi li viviamo tutti i giorni, per cui qualcuno poi dice pure che è morto per non pagare, quindi diciamo. Ma l'abusivismo, consentitemi, non voglio offendere nessuno dei presenti, e anche quello del dipendente pubblico che prima di andare a svolgere il proprio turno di lavoro va per le case a mettere le flebe, a fare le iniezioni, a fare lavori che tolgono lavoro ai giovani. E questo è l'aspetto più grave della situazione. Quello è abusivismo, perché tra l'altro l'abusivismo non per quelle che hanno normativa dell'ordine, è abusivismo per violazione della legge che regola il pubblico impiego, che vi vieta di svolgere qualsiasi attività che non sia quella per il quale siete pagati. E di questi casi sapete benissimo, lo sa il presidente Mona, lo sa la Cristina Manciacavallo, la sa Massimo Procaccini. È un fatto dilagante nella nostra. Quindi l'ordine, speriamo che metta un po' di ordine, incominciando ad ordinare. L'ho detta grossa questa volta. L'ordine metta un po' di ordine, cominciando a ordinare. I tre aspetti della parola ordine. Così diamo lavoro a Gennaro Mona, il quale è molto incisivo e non ha detto male la Presidente nazionale quando ha detto che l'ordine di Caserta sta riprendendo la strada, un po' in salita, ma ce la farà dopo i fatti che l'hanno un po' interessato negli ultimi tempi. Anche io mi associo agli auguri per questo cammino che dovrete fare. Quindi dicevo, non ci dobbiamo fossilizzare solo sull'aspetto dell'abusivismo che commette chi non è iscritto all'albo e svolge l'attività di infermiere. Noi ci attiveremo in questa settimana, nel prossimo consiglio direttivo, per già scrivere ai vari direttori, sia dell'azienda Sant'Anna di San Sebastiano per quanto riguarda Caserta, sia all'ASL, quindi a tutte le strutture del territorio, per chiedere gli elenchi di tutti gli infermieri operanti nelle strutture. E ripeto e mutuo il concetto del presidente Mona, saremmo a carro armato, si può dire così, saremmo inflessibili nei confronti di quelli che lavorano e non sono ancora iscritti, perché faremo opera di pubblicità oltre a quello che già ha fatto questo convegno, e solo per cui non avranno più, credo, giustificazioni quelli che non sono iscritti. Già non l'hanno perché, dottoressa Cristina Magnocavallo, ignoranza legis non excusat, va bene? La legge è legge dello Stato. Si dice in italiano la legge non ammette ignoranza. Nel momento in cui è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale è operativa, e quindi nessuno può dire ma io non sapevo. È dal 2006 che lo sai, è dal 1946 che si sa che per fare l'infermiere bisogna essere iscritto all'albo. Allora andiamo avanti e vediamo quali sono adesso, qual è la novità, il sistema sanzionatorio che prevede la legge 3. Allora, così lo chiarisco, ma giusto per, credo che lo sappiate, si chiama OPI perché è Ordine delle Professioni Infermieristiche, perché voi siete uno degli ordini in cui le professioni sono due, infermieri e infermieri pediatrici. Quindi il vostro ordine sarà uno di quelli che dovrà avere la cosiddetta commissione d'albo, ed è quella che la legge attribuisce altri compiti alla commissione d'albo, tra i quali la vigilanza su questi abusi, cioè la vigilanza su chi opera senza essere iscritto all'albo. Ma i regolamenti sono ancora da emanarsi, e quindi quando saranno emanati evidentemente faremo qualche altro, vi chiameremo un'altra volta per sapere e per conoscere queste nuove situazioni. Allora, grazie. Allora,
primo, l'articolo 348 nella sua formulazione attuale dice: chi esercita una professione per la quale richiede una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione fino a 6 mesi e con la multa da 103 a 516. Io mo salto tutto questo perché mi ero preparato qual è l'elemento psicologico, ci sono delle persone offese, la persona offesa di questo reato non sono né io né voi, è la comunità, sono tutti i fruitori della vostra attività sanitaria. Quando la condotta qual è? La condotta è l'elemento psicologico, è quello di esercitare la professione nella convinzione, nella cognizione piena di non essere iscritto, perché ognuno di noi non può non sapere di non essere iscritto, e quindi già nel momento in cui io opero senza essere iscritto si compie il reato. Ecco qua. Abbiamo visto l'848 nell'attuale formulazione, ma è attuale, nella vecchia formulazione. Dice: chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Io ho detto prima che l'articolo 348 considera reato non solo il fatto di non tenere il titolo abilitante, ma anche la mancata iscrizione all'albo. E quindi è punita con la reclusione, quindi cominciamo a parlare di carcere, da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10.000 a euro 50.000. Fino a 6 mesi precedenti, questo mi sono ricordato quali erano le sanzioni precedenti. Non solo. Ma la condanna comporta la pubblicazione della sentenza. Pubblicazione significa la sentenza si pubblica su un giornale a grossa tiratura locale o nazionale, per cui diciamo che una gran quantità di persone vengono a sapere che voi siete stati condannati per questo reato. E la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato. E nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato esercita regolarmente una professione o attività, dalla trasmissione della sentenza medesima al competente ordine o albo registra ai fini dell'applicazione dell'interdizione da 1 a 3 anni. Interdizione non è una sanzione disciplinare, l'interdizione è una pena accessoria penale, dico bene Giulio? Per cui voi, anche se andate a iscrivervi, non lo potete fare perché c'è un provvedimento del giudice penale che vi ha interdetto, ha detto tu te sta fermo per 3 anni, 4 anni, quello che sia. Da 1 a 3 anni della professione o attività regolarmente esercitata. Si applica la pena della reclusione da 1 a 5 anni e della multa di euro da 15.075 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma, ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo. Allora io qua su questo aspetto poi termino perché ho avuto un ordine. No. Allora, concorso di reato. Ora, secondo voi, l'ordine di Caserta che scrive al direttore generale dell'azienda Sant'Anna di San Sebastiano, dice: mandami tutti l'elenco di tutti gli infermieri, e il direttore è inadempiente, o faccio un'ipotesi chiaramente, mi manda 100 nomi che sono tutti iscritti, mentre io so che stanno altri 200 che non sono iscritti. Cosa succede secondo questa nuova normativa? Ve lo dico subito: il direttore risponde di concorso in reato. Perché io ti avevo detto, pure il direttore deve sapere la legge, perché anche lui la legge non è scusata, e quindi omette. E quindi lui in questo caso concorre al reato 348 nella nuova formulazione e può essere destinatario delle sanzioni dello stesso articolo previsto. Come vedete, credo, come avevo detto all'inizio, che questa nuova legge rappresenta una pietra miliare nel combattere finalmente questo abusivismo che tanti danni fa. E quindi crediamo di aver dato utili indicazioni, perché nel momento in cui, a proposito di concorso, io che sono dipendente del Sant'Anna e San Sebastiano sono a conoscenza che un mio collega, capita, non è iscritto all'albo e se ne fa pure un vanto, no Luigi?
Dice, ma Cristo, tu sei proprio cretino, scusate la forma di tu sei proprio scemo, e deve ne vai a pagare. Ma che te dà con leggi l'ordine a te, che te dà? Che ci saranno? Non ci saranno niente. Io sono qua a 30 anni e non pago. Allora io dico, scusa Giulia, correggimi se sbaglio, come disse il Papa. Allora, nel momento in cui uno di voi è a conoscenza che a fianco il collega non iscritto ha l'obbligo di riferirlo all'ordine, e se non lo fa, secondo me, risponde di concorso in reato. Io vi ringrazio della pazienza e vi saluto. Ringraziamo l'avvocato per le nozioni e le informazioni che ci ha dato, snocciolando la obbligatorietà dell'iscrizione all'ordine. Cristina, ti cedo la parola per passare alla seconda sessione della giornata. Allora, grazie. Abbiamo un attimino cambiato i piani perché in modo molto elegante e corretto devo dire che ci sono stati colleghi di cui il coffee break è stato già, diciamo, un po' consumato, e chi non l'avesse ancora fatto in modo altrettanto elegante e silenzioso lo potrà fare. Ma soprattutto per abbreviare anche i tempi, perché